Cri, Alberto? Sì, aspetta. mi senti? Sì. Vuoi vedere come sta venendo? Aspetta. No, aspetta, Antonio, perché stiamo registrando, Siamo online. Cri, mi senti? Cri? Sì, io ti sento, mi senti? Aspetta. Pronto. Mi senti? Anto? Mi senti? Ragazzi. Ragazzi, se mi state ascoltando, quanti cavolo di problemi, porca miseria. Antò, mi senti? Antò? Mi chiedo perché mai siamo nati in un paese dove non ci sono connessioni stabili. Non so se... No, guardate, non so se sono io in diretta o Christian, perché oggi non si capisce un cavolo. Cioè abbiamo un tempo di... Non mi esprimo sul tempo. Fa cagare. Ehi, Christian! Antò? Antò, mi Sì, senti? ti sento. Mi senti? Sì, sembra. Mi senti adesso? Sì, ti Era sentiti, ti collegato sento. il. Devi essere tu che mi senti. Ok, Io sì, ti sento. perfetto. Adesso la connessione è relativamente stabile. Sì, più o Vediamo un meno. Io po'. stavo parlando da solo perché No, ti ho pensavo. sentito, ti ho sentito. Mi Stavo, sentite? siamo. Sì. Ok. Aspetta, siamo dal vivo. Stiamo già Siamo registrando. vivi? Sì, in realtà stiamo già registrando, io ho messo comunque, ho spostato comunque il, come si dice, l'evento più avanti. Allora, così ci prepariamo un attimino. Aspetta, eh. Ci stanno comunque, chi si dovesse per sbaglio collegare comunque può vedere che stiamo parlando, può vedere e sentire. Ma quindi aspetta, fammi capire, dalla Sì, su registrazione YouTube. l'upload partirà anche da questa cosa qua che ci stiamo dicendo noi. Sì, Ah, esattamente. ok, perfetto, perfetto. Ah, ciao ragazzi, che bello sentirvi, cioè Sì, non vi sentiamo, però è bello lo stesso. siamo già dal vivo. Ok, aspetta un attimino che sto vedendo un attimino. Allora, L'attimino. sì, sto guardando un attimo la. Un L'attimino. attimino. Ok, qui dice che lo stream sta andando bene. Meno Chiudi. Purtroppo c'è questa cosa per cui non, come posso dire. male. No, se Sergio Cosmai e la sua voce sensuale si è collegato. Ma no, c'è la sensualità corte. Ciao, amici, compagni sessuali. Siamo già in linea, per cui Sappi che ci attenzione. sentiranno. Un ciao a tutti gli amici sensuali in linea. Ok. Ecco, bravissimo. Questo sì che è un bel saluto. Esatto. Bravo, bravo. Bravo bis. Allora, aspettate che intanto do il link. Paolo. Sì, no, potete. In realtà dovreste poterlo girare già anche voi il link, però. Il girello, il girello. Mi. C'è Fergio. Chi è che fa questo rumore? Sto cazzo. Passato? Il famosissimo sto cazzo. Allora, Oh. speriamo che appunto non ci siano grossi problemi come ieri. Ciao ragazzi, Allora, questo. benvenuti alla trasmissione delle trasmissioni belle. Che cazzo stai dicendo? Benvenuti a tutti, quelli belli e quelli brutti. E spero che questa puntata vi piaccia, ciaccia, ma tanto. Spero che regga. E Allora, aspetta, speriamo vi ho che mandato. regga il colpo. Vediamo su Vi ho Facebook. mandato il link all'episodio. Vedo. Ok.
Apriamolo. Ma cosa vedono i miei occhi? Niente. Niente, però vabbè, adesso Nulla. stiamo già registrando. Sono già 2 minuti e boh, 46. Che bello. Minuto Beh, 46, diventerò lì. l'hai messa pubblica la cosa? Ti riprendo un attimo dall'altro hangout. È che hangout proprio. Ok, questo è il link di Ecco, YouTube. vedi, queste sono le cose che non riesco a capire. Noi stiamo registrando, qui mi dice riprendi Hangout in diretta. Perché? Ah, boh. A baby boh. Aspetta. Questa cosa non la capisco veramente, che odio. Maracaibo. Esatto, Sei già fai in un corso di secondo. canto. Però Sì, ci che vorrebbe un corso dal vivo ora, Hangout in diretta, ok, va bene. Vediamo un siamo attimino. vivi. Ah, ok, ah, riprende automaticamente, solo che c'è un lag pazzesco. 7 minuti. Direi che chiamiamo anche il buon Paolo. Asat. Sì. Asa. Asap. Aspetta, il buon Paolo. Carasau. Il pane carasau. Sì. Il pao carasau. Il Paolo meravigliao. Ecco. Paolao meravigliao. Diciamo che questa volta ho preferito connettermi un attimino prima per registrare un pezzo in più mentre sistemiamo, poi lo taglierò dopo questa parte qui, questi primi minuti. Buondì. Buondì, ciao Paolo. Ciao. Scusaci, scusami per ieri, purtroppo la connessione No, stava no, non siete scusati veramente uccidendo. assolutamente. No, eccolo qua, inizia. Forse perché siamo in quattro? Forse perché siamo in quattro connessi, non lo so. Succede? Ma non credo. Vabbè, oggi va Vedi? meglio che ieri, eh? Ah, sicuramente. Come dicevo ad Antonio e Sergio, ho preferito far partire la diretta un pelino prima e poi questo primo pezzo lo taglio successivamente dal modulo di YouTube, senza problemi. Così partiamo e verifichiamo che tutto vada bene. Prova a condividere lo schermo, Paolo. Ok. Ho comunque mantenuto il video di ieri come intro, visto che era successa una cosa simile anche con Oscar. Per cui ho dovuto tagliare in due la cosa, infatti mi dispiace tantissimo. Beh, vabbè, Vorrei avere una connessione stabile che dai. Lo vorrebbero tutti. Ma scusa, chi ha la connessione migliore di voi? In teoria Antonio e Sergio, però il problema è che Antonio oggi ha problemi perché da lui c'è brutto tempo e Sergio è arrivato ora e quindi avrebbe dovuto prendere e rifare tutto quanto da zero. E quindi Ieri comunque è. avevo problemi anch'io alla fine, non si connetteva più. Perfetto, e quindi Bene. siamo a Beh, se posto. non dovesse funzionare su questo, possiamo spostarci sul live stream. Cioè, noi tutti e quattro ci mettiamo su Skype Ah, e le ok. ragazze vedono il mio live stream e fanno le domande lì. Così leggo le Sì. domande. Qua non Esatto, riesco a ci avevo leggere le pensato. domande. Esatto, ci avevo anche pensato, sai? Potrebbe essere una buona idea. Dovremmo sicuramente sperimentarla questa cosa. Va bene. Potrebbe essere un'alternativa intelligente. Eh sì. Io dove posso vedere le domande? Hai detto che c'è una cosa YouTube? Allora, c'è sia il canale YouTube. Aspetta, sia il canale YouTube che. Aspetta. Che la pagina dell'evento, le domande sono nella pagina dell'evento, perché così le possiamo leggere, le leggiamo noi, No, così intanto tu non lavori. è la pagina di Concept Art Italia, ma è praticamente La lo pagina proprio stand. dell'evento. Sì. Antonio, gira il link a Paolo. Ok, ho la pagina dell'evento. Ok. Vedi, c'è la Ah, ho domanda per visto. esempio. C'è una domanda qui.
Nucera che ti chiede già da subito, ciao, a me piacerebbe, cioè, sarebbe molto approfondire il discorso del lavoro freelance, queste cose qua. Ah, ok, È qua va che bene, va bene, va bene. generalmente mettono le domande. Ok. Sì, perché così le domande rimangono direttamente nella pagina dell'evento e non si vanno a confondere con tutte le altre robe del gruppo. Però forse potrebbe essere meglio il metodo che suggerivi tu su Livestream. Ma lo vuoi fare Così. adesso? Come vuoi? Questa volta proviamo così perché è una cosa che non vorrei sperimentare Vabbè, in dai, corso d'opera. partiamo perché era le 5 e mezza, non vorrei che la gente poi va via perché dice qua non succede un cazzo. Sono le 5:36. Ok, io ho iniziato a mettere, quindi la gente in realtà, ecco, ciao ciao ciao, iniziano già ad arrivare. Ciao a Ciao tutti. belli! Ciao a tutti. Ciao. Incrociate le dita. La gente. Ok. In questo momento cos'hai condiviso? Il Paolo schermo? Sì. Sì, Sì, sei te. sì. Ok. L'immagine che stavi cominciando ce l'hai ancora, sì? Quella di ieri? Dici del Però, se foscuro? no, basta che vai su Facebook Sì, nella lo chat riprendo. e te la riprendo. Te l'avevo mandata anche un'altra, per cui così ce l'avevi già Vabbè, due. vediamo, cominciamo, vediamo, magari arriva qualcos'altro pure, quindi Esatto. ci Ci sono già sette seguire. spettatori, adesso piano piano arriveranno anche gli altri. Ciao, sette! Salutiamo il settimo, senza ripetere. Aspetta, per sicurezza intanto possiamo. Ok, oh, ce la puoi fare. Oh yes. Sì, per adesso sta andando Meno tutto male. bene. Sì. Tutto più o meno bello. Ok. Signora. Ah, ok, posso pausare la cosa YouTube così non devo. Sì. Però posso vedere domande allora, anche qua su YouTube. Ok. Okidoki. Vai così, se dura più di 45 minuti sei in competizione su Level Up. Qui dice, c'è Alessandro Sarrizzo che dice, se dura più di 45 minuti sei in competizione con Nick Gindro. Su Level Up, Paolo. Ah, vabbè, sì, no, ma tanto noi siamo. Noi siamo più A fighi. noi il level up non interessa, noi Voglio non dire. facciamo queste cose perché siamo fighetti, facciamo queste cose per aiutare un po'. Per Esatto, aiutare il per prossimo. Se esatto. riusciamo a fare i fighetti non faremo hangout, andremo al bar a prenderci l'aperitivo con la bella mano. A fare fighetti. Hangout. Ok. Vediamo un po' quanta gente ci sta. Quanti siamo? 7, 8. Ah, anche Paolo saluta. Beh, io aspetterei ancora, guarda, giusto un paio di minuti, giusto perché chiaramente la gente ha detto, ma siamo sicuri? Sta cominciando per davvero? È tutto vero! È tutto vero. È un bambino vero! Rubinotti! E che bello! Ah. Meno male che abbiamo salvato l'altra parte. Meno male che C'è? non lo diciamo, non lo diciamo, non diciamo. Io, sì, in effetti bisogna trovare un altro modo perché veramente mi sta facendo impazzire questa. Anche perché su Hangout non c'è, almeno io non lo trovo. Ho guardato, mi sono spulciato anche tutte le varie cose che lo riguardano. Non c'è modo cioè di mettere in pausa la registrazione. Tipo pubblicità, Sì, non ta 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 ta, no. c'è modo di mettere in pausa. Per cui, cioè, una volta che si interrompe, pum, basta. Accidenti a lui. Eh Ma sì. cosa vuol dire che Tra l'altro, non basta?
No, nel senso che quando parte la registrazione, registra. Se per qualsiasi motivo io volessi mettere in pausa oppure si interrompe la linea, Metti che deve cioè, fare la cacca, no? esatto, si stoppa e bisogna ricominciare. Viene salvato tutto quello che è stato detto fino a quel momento, però bisogna ricominciare. Tutto. Ok, dai, 17:41, io direi che potremmo partire a questo punto. Ok? Per cui rimaniamo seri, perché comunque vorrei riuscire Possibilmente a mantenere. piangiamo. Esatto, cerchiamo di mantenere un minimo di serietà. Io, esatto. Ok. Un saluto agli Allora, amici della per Calabria. appunto. Saluto agli amici di The Club. Ciao. Ciao. Ah, ok. Sergio, non ridere. Ci sono un sacco Ciao. di... Per fortuna anche un sacco di signorine e Oh, di artiste, insomma, di artisti, artista. sì, di artiste che Madonna. seguono Kai. Questa cosa mi fa molto piacere. Madonna. Cioè, adesso per prenderla, diciamo, in anticipo siamo partiti fin troppo prima. 17:42 sul mio orologio, non so sul vostro. Ma a che ora è, Diciassette scusa? quaranta. Allora, era in realtà alle 17:30, poi ho spostato, siccome avevamo qualche problema ancora di aggiustamento, ho messo avanti alle 18, ma ho visto Dai, che... non lo Ultimo... sapevo. Non lo Eh? sapevo. Non lo sapevo. È messa alle 18. Sì, e adesso l'ho rimesso al 17:45, quindi la Ok, gente va impazzirà. Per cui dirà, oddio, è già finito, no, è già cominciato, no. Però vabbè, No, insomma. non so spiegarmi Diciamo che che adesso abbiamo 10 spettatori. appena nato è già Allora, per finito. tutti quelli che ci stanno ascoltando, sapete che tutto Lezioni di questo canto. pezzo, che, sapete che tutto questo pezzo verrà tagliato. No, no. Per cui, sì, per cui manterremo soltanto la parte pulita, che è un attimo quella più seria. Abbiamo ancora qualche minuto, così poi partiamo abbastanza tranquilli. 10 spettatori. Giustamente, infatti, Nefrite mi scrive, più che altro solamente era scritto 18 e un quarto. E poi l'ho messo alle 18. Qualcuno arriverà. Eh sì, con calma. Intanto noi registriamo al massimo quando arrivano. È già cominciato da qualche minuto, ma niente di male, secondo Loro me. vedono cosa guardano? Loro guardano il canale YouTube o guardano il canale Hangout? Loro guardano, no, loro guardano il canale YouTube e vedono soltanto la schermata tua di te che lavori. Ah, ho capito, ho capito. Sì. In realtà, non so, vabbè, tu sì che hai seguito soprattutto Level Up, sai che si può passare, switchare da uno all'altro. Quindi, però nel nostro caso lo eviterei perché già così fa fatica. Se dovessimo switchare, credo che inizierebbe a morire. Vabbè, però aspetta un attimo, ma Level Up lo fanno sempre su Hangout? Sì. Ah, Sì, però ok. la loro connessione è stabile a tipo 5 megabyte al secondo. Vabbè. La nostra è tipo 50 kilobyte al secondo. La Quindi. performance in prima di tutto, in prima Sì, di tutto. perché poi vabbè, in realtà chi si vede la registrazione non ci fa caso perché la registrazione è ottimizzata, quindi in realtà il sonoro, il video è tutto fluido perché è proprio ottimizzato. Perché mentre noi parliamo, in realtà YouTube sta registrando. Quindi. Ci osserva possibilmente. Esatto, 17:45. Ok, ragazzi, Oh. io direi che possiamo partire. Ciao a tutti, benvenuti Ciao. al terzo episodio di Kai. Quelli che vi stanno salutando sono nell'ordine Antonio Minuto, Paolo Nagase Rotelli e Sergio Cosmai. Saluta Detto Sergio. Cosmelli. Cosmelli. E,
Ieri chiedo scusa un po' a tutti, ieri abbiamo avuto qualche problema nella trasmissione, è proprio un problema tecnico perché semplicemente non andava la connessione, quindi se tutto va bene, incrociamo le dita, oggi stiamo andando abbastanza spediti. Come vedete Paolo è già partito col painting, Sì, non era tanto se per avete... intrattenere quelli che Esatto, per aspettavano. intrattenervi. Anzi, male che In realtà ci vada, sono già delle male che domande. vada, ci genufletteremo sui cibi. Guarda, ne approfitto già. Guarda, ci sono già diverse domande che aveva già fatto ieri Michele Nucera e sono le seguenti, così intanto mentre penti puoi già rispondere. Allora, ciao, a me piacerebbe molto approfondire il discorso del lavoro freelance. Di seguito alcuni spunti sull'argomento. Freelance in Italia e freelance all'estero, differenze? Punto di domanda. Normalmente si lavora su commissione della singola illustrazione oppure si stipula un contratto a tempo determinato? Altra domanda, poi te le ripeto tutte. Si lavora da casa o in azienda? Capita che il lavoro duri solo qualche settimana, ma è richiesta la presenza nella sede estera? In che modo si possono trovare abbastanza lavori per potersi garantire uno stipendio medio? Cioè, bisogna fare siti vedere sui siti di annunci, pubblicità, eccetera, eccetera. Esistono agenti in questo ambiente? Quali sono le aziende che più spesso assumono freelance e per quanto tempo solitamente? Grazie. Allora, partiamo dalla prima. Freelance in Italia e all'estero. Allora, e proprio a parte dal presupposto che io ho pochissime esperienze di freelance in Italia, E fai bene. ho lavorato solo con, penso, una sola società o gruppo di persone italiane con cui ho fatto freelance, quindi non, diciamo, evito di parlarne perché non ho la persona adatta a farlo. Io prettamente lavoro soltanto con società straniere, estere. Il discorso principale è la lingua in quel caso, direi. Io ho la fortuna di parlare diverse lingue, sfrutto questo a mio vantaggio. La conoscenza dell'inglese è assolutamente necessario. Ci sono alcuni editori, diciamo, ci sono alcune società europee che magari insomma, ti vengono incontro. Io so che ci sono dei francesi, delle società francesi che insomma, alcune insomma, prediligono la lingua francese, però ti vengono incontro e ti scrivono in inglese. L'inglese, anche perché il mercato americano, Inghilterra, Australia, insomma, è un mercato enorme, quindi l'inglese è assolutamente necessario. Se uno non Ah. conosce l'inglese, insomma, si è chiuso parecchie porte. Alle volte anche solo un amico che ti possa aiutare a tradurre un curriculum vitae è sufficiente, poi, perché quello che conta alla fine è anche il disegno, la gente vedi il tuo lavoro, vedi il tuo portafoglio, se è un portafoglio valido, fai aiutare da qualcuno che sa l'inglese, invii il portfolio e poi, insomma, da lì in poi ti fai sempre aiutare da qualcuno che conosce bene la lingua. Sono sicuro che, insomma, in Italia non sia troppo impossibile da affrontare. Però se insomma, uno non è disposto a fare queste cose, insomma, o ha qualche problematica, non riesce a fare, purtroppo allora si deve concentrare in Italia e da lì non saprei come... Non saprei assolutamente come muoversi. Cos'altro serve per lavorare all'estero? Come per lavorare da tutte le parti del mondo serve un portfolio. Penso che questa fosse una delle domande, come riuscire a... Sì. Un portfolio, una presenza abbastanza notevole nell'ambito del settore, nel senso che una presenza significa minimo avere un blog. Che è gratuito farselo, quindi vuol dire è un passaggio minimo quello avere un blog su cui uno possa presentare io come ho fatto io ho un blog su cui ho le mie immagini che uso direttamente quello come portfolio. Un consiglio che posso dare è che non fate un blog con 50.000 cose Sì, da no, cliccare per andare a esatto. vedere le immagini, non fate, Mamma. non fate, non caricate immagini che in realtà non sono a livello professionale, nel senso è meglio avere 5 immagini veramente solide, buone, fatte bene, piuttosto che 50 fra schizzi, schizzetti, speed paint, concept, così un po'. No, ci vogliono almeno 5 illustrazioni finite o 5 concept ben Fatti bene. definiti, fatti bene, che uno descriva proprio il
motivo per cui l'ha fatto, magari con dei vari passaggi e così via. E possibilmente se è un blog tutto in un unico post, non tanti post, un unico post, perché se uno pubblica, carica le immagini sempre solamente su quel post, basta cliccare su un'immagine e poi scrollare col mouse e uno riesce a vedere tutte le immagini. Vabbè, questo perché sì, il tuo blogspot è praticamente una one page. Esatto, è un post, di, è solo un post di lavori, io giorno è molto bello, perché un art director che deve vedere 50 per 50 portfolio al giorno, perché fanno così, insomma, si mettono lì, si seguono, cominciano a vedere i portfolio, cioè due click e già vanno via, passano al prossimo, non è che stanno via. Sì, certo, se non c'è qualcosa che li attira realmente in maniera... No, se vedono che già lì c'è una carenza di comunicazione, perché in quel momento tu stai comunicando con una persona. Quando tu fai il tuo lavoro, che il nostro lavoro, stiamo comunicando con i clienti, con i ragazzi che comprano il gioco, stiamo comunicando. Se loro vedono che già dall'inizio, dal tuo blog o dal tuo portfolio, che non sei in grado di comunicare con l'art director, allora è già una cosa che dicono, boh, questo non sa comunicare, cioè ha pecca di comunicazione, non va bene, perché sia come a livello di disegno magari non sarà in grado di comunicare quello che vogliamo noi, sia noi comunicare con lui direttamente per qualcosa sarà un po' complicato, quindi già passano oltre, insomma, meglio andare a trovare uno che disegna peggio, però che si sa presentare meglio, piuttosto che, insomma, quello è sicuro. Mm-hmm. Qualche altra domanda, scusa? Sì. Allora, normalmente si lavora su commissione, su una singola illustrazione a commissione, oppure si stipula un contratto a tempo determinato? Ah, beh, quello, se si parla di illustrazione, io almeno quello che faccio io ho un per esempio per il gioco di card, ho lavorato su quelli della, come si chiama, non mi ricordo le società, chiedo scusa. Comunque sono quelli che hanno sviluppato il gioco di World of Warcraft per la Blizzard, hanno fatto il gioco di card, Adesso stanno lavorando sul loro progetto che si chiama Hex, mi sembra, H-I-X. Per loro ho fatto delle card, per loro c'è un contratto di base, ovvero dove ti informano sui termini di scadenze, prezzi, costi e così, insomma, un contratto molto base, e poi ti dicono, guarda, ti chiediamo, che ne so, 3 card, e devi farle in questo tot di tempo, e quindi diciamo che teoricamente potresti considerarlo un contratto a tempo determinato, perché più o meno, se ti danno un tot di card, magari ci stai 2 mesi di lavoro, 3 mesi di lavoro, insomma, ci stanno. Io lo vedo sempre comunque come un contratto, insomma, a pezzo, al lavoro, lo faccio così. Poi dopo succede che magari ti chiamano e ti dicono, guarda, c'è un'altra card da fare, o ci sono altre 2 card da fare. È ovvio che io, almeno per come mi comporto io, se vedo che sono sempre comportati bene, non stiamo lì a riscrivere un altro contratto, a rifare le cose, cioè, certo, mettendo la card in più, la faccio, certo, poi la mando indietro, e poi, insomma, faccio una fattura unica, insomma, finisce così. Per videogame è diverso, per i videogame ti fanno dei brevi dei contratti a tempo determinato, alle volte indeterminato, però sai già che è a breve termine, nel senso che neanche loro sanno esattamente la scadenza, però ti dicono, magari la facciamo di un anno e poi la rinnoviamo automaticamente se non ci fosse qualcosa. Ovviamente se il progetto va ancora avanti o se sono in ritardi o comunque, insomma, poi lì dipende, poi il contratto viene rinnovato, e poi quando, perché il concept artist è uno dei primi che contatti a livello di personale, sì, insomma, sì, però è anche uno dei primi che puoi lasciare andare, perché è vero, una volta che è finito quello, esatto, una volta che è finito quello è difficile, poi ti contattano magari se c'è da cambiare qualcosa, ma più o meno quello ti dà il lavoro. Poi facendolo freelance questa è una cosa ottima, perché una volta che termina quello, perché ti prepari già, ti metti disponibile per altri progetti, molte società lo sanno, infatti a termine del contratto, quasi, insomma, verso il termine del contratto, se c'è un rinnovo, non te lo dicono all'ultimo momento, te lo dicono molto prima, perché sanno che c'è il rischio che poi dopo invece sei già impegnato su altri progetti, no? E devi rifiutare, insomma. Vabbè, certo. Qui sempre Michele un vantaggio, un vantaggio del freelance è che anche quando ottieni questi contratti lunghi puoi concordarti col cliente dicendo che comunque nelle tue ore libere lavorerai su altri progetti, insomma. Ah, ok. Basta, sì, che non vada in conflitto, sì, basta che non vada troppo in conflitto col progetto che stai facendo per loro, a grande linea va bene, quindi, insomma,
non è solo quello il tuo lavoro, non è quello, insomma, beh, certo, devo capire. E appunto, indirettamente si intuisce che comunque tu lavori da casa, perché qui Michele chiede appunto, si lavora da casa o in azienda? Capita che il lavoro duri diciamo per poco tempo, ma sia richiesta la tua presenza nella sede estera? Allora, lavorare con cose d'arte da casa è abbastanza comune, normale, e non è facile. Nel senso che molte società preferirebbero averti in sede, certo. Quindi diciamo che è una scelta quella di fare freelance, di rinunciare a tutti quei, automaticamente a tutti quei lavori là che insomma, richiedono qualcuno in sede. Quindi io come freelance lavoro unicamente da casa, lavoro su progetti e insomma, si sa benissimo che insomma, sapendo, magari conoscendo i miei disegni, conoscendo come lavoro, quando mi contattano già è una cosa chiara, è una cosa che va bene a loro e quindi insomma non si pone il problema. Ecco. Ci sono alcuni che magari non conoscendoti, non sapendo come lavori, non sapendo che tipo di professionalità hai, nonostante ci siano strumenti che controllano i tuoi ritmi di lavoro, ci sono degli strumenti che insomma... dove tu carichi tutte le immagini che hai fatto in quel giorno, ogni sera finisci di lavorare, fai il meeting, cioè ci sono dei metodi, diciamo, teoricamente, tra virgolette, di controllo sul fatto che tu abbia lavorato certo, o meno. Certo, ovviamente. Nonostante ci siano questi mezzi, insomma, questi sistemi, ci sono alcuni che insomma dicono no, ma io non ci sono gli art director che insomma ti vogliono avere lì, non c'è niente da fare. E quindi... Devi stare in sede. Io non ho mai avuto questa esperienza ultimamente, non lavoro solo da casa, quindi. Però sono sicuro che ci sono, insomma, ecco. Qui sempre Michele chiede come in che modo si possono trovare abbastanza lavori per potersi garantire uno stipendio medio? Bella domanda. È una bella domanda. In realtà ti devi sbattere tantissimo. No. Allora, beh, lì bisogna sempre vedere stipendio medio, cosa vuol dire per una persona, poi una cosa, per un'altra. Io ti posso dire che una volta che sei entrato nel settore, decisamente le cose diventano più facili. Cioè, perché i clienti comunque sanno dove andare a cercare gli artisti, sanno quali sono i siti che devono guardare per andare a cercare gli artisti, sanno... che search fare nei vari motori di ricerca per andare a trovare artisti che hanno fatto determinati tipi di lavoro. Quindi metti solo che hai fatto una o due illustrazioni per una sola società di un certo tipo, è facile che sarai ricontattato, se sei facilmente reperibile, ovviamente, perché c'è gente che magari non c'ha il blog, non usa molto internet, no? Cioè è un po' difficile, però se sei facilmente reperibile ti contattano e così via. Io ho fatto delle illustrazioni per cos'altro ho fatto? Io ho fatto delle versioni per mi sembra per quelli da Final Fantasy online e anche da lì, insomma, da lì poi dopo sono arrivati altri lavori sempre collegati al mondo del fantasy, insomma. Io ho passato un periodo che per qualcosa come 4 o 5 società diverse ho disegnato solo orchi, cioè io sono solo orchi perché questi avevano visto qualche orco che ho fatto da qualche parte, ma hanno fatto fare solo orchi. Ah, ecco, una domanda che così soprattutto molti ragazzi che cominciano non si rendono conto, cioè gli orari di lavoro, cioè quante ore di lavoro e quante ore di diciamo dedichi anche diciamo, all'allenamento continuo per poter rimanere sempre a un buon livello e per migliorarti. Allora, per uno che deve ancora farlo come mestiere, cioè ovvero che è ancora un hobby, significa che ancora non è pagato per disegnare, guarda, gli orari di studi devono essere massimi, ma proprio massimi, nel senso che uno deve chiudersi in casa e basta, boh, buttare via la chiave e dire ciao ciao a tutto per almeno, guarda, io l'avrò fatto per un paio d'anni. Cioè, se vuoi fare il salto di qualità è necessario. E io sono arrivato al livello che mi sa che dovrò rifarlo, perché sennò qua
mi fermo un po', però questo è un consiglio che do, cioè se voi pensate di dire che, cioè, lo volete fare come mestiere, volete che passi da hobby a mestiere, è una cosa che va assolutamente fatta, perché altrimenti il passaggio da hobby a mestiere è molto più lungo, ma sicuro che dura più di 2 anni, insomma, se uno non ha passato un periodo di studio. Se lo stai facendo già come professione, o se stai facendo un'altra professione che ti permette di vivere e guadagnare, è ovvio che lì puoi dedicare un tot di ore allo studio e magari un tot di ore al marketing, o fino a vedere proprio insomma, un po' i livelli della persona. Io personalmente ultimamente riesco a fare veramente poco a livello di disegno lavoro personale. Però decisamente quando molte volte ho i clienti che mi lasciano molta libertà sul tipo di illustrazione che devo fare, cioè tranne qualche guida così, proprio, specialmente i giapponesi, tranne proprio qualche piccola indicazione, per il resto posso fare io. In quelle situazioni là è ovvio che ne approfitto per affrontare, ne so, materiali che non ho mai trattato o situazioni un po' fuori dal... Insomma, ne approfitto per fare anche uno studio, perché alla fine, così, quando ho finito quel lavoro, mi hanno pagato, ho anche imparato qualcosa in più. La vedo sempre così, perché, cioè, alla fine, sì, piuttosto che stare a impararlo senza essere pagato, preferisco impararlo ed essere pagato. Quindi ne approfitto, insomma, a ogni occasione ne approfitto. Anche se, che ne so, mi dicono devo fare un lupo mannaro col pelo rosso, vabbè, alla fine faccio il lupo mannaro col pelo rosso, però magari lo ambiento in una zona, insomma, un po' più interessante, insomma, un'ambientazione che magari voglio migliorarmi, o voglio che tanto poi, una volta che gli hai dato il lupo mannaro col pelo rosso, allora poi il resto interessa veramente poco. Quindi se io mi sono divertito magari a fare uno sfondo un po' così, che ne so, esotico, se poi dopo non è venuto proprio bene bene, perché magari per me è la prima volta, allora, insomma, il cliente non è che sta lì. E quindi preferisco. Poi ci sono dei lavori cioè ti chiamano e ti dicono mi serve sta cosa entro 2 giorni, e lì allora c'è, cioè, proprio gli dai un lavoro che è proprio schizzato al massimo, cioè proprio 2 o 3 tratti, e allora lì magari ti diverti a cercare di trovare delle soluzioni veloci con delle pennellate semplici. Sì, se vai a guardare in particolare vedi che magari non è finito, sono molte zone non finite, così, però funziona, il disegno funziona, allora lì ti diverti magari a studiare appunto un po' di sintesi sul tratto, insomma, finire il disegno che ne so, se un disegno se una cosa la fai in 10 pennellate, magari la fai soltanto in 5, diciamo, ecco. Così ti diverti un po' e ti velocizza e ti aiuta. Vai, adesso, visto che non ci sono ancora altre domande, ero curioso di vedere un attimino o il proseguimento del painting che stavi facendo, oppure se volevi iniziare l'overpainting su quell'altro, così iniziamo a trovare qualche spunto di discussione su quello. Dimmi tu, quello che vuoi. Qua, io quello che facevo qua, stavo facendo adesso, è più o meno quando faccio io gli schizzi, il mio procedimento, cioè, okay, io vai. Cioè, con non penso che si vedano i layer, comunque incomincio con un background neutro grigio, solitamente un tipo un 50%, non troppo chiaro, non troppo scuro, e questo, insomma, è soltanto come schizzo, diciamo, non com'è. E poi vado direttamente con un 100% nero, magari non premo troppo, così, no? E poi vado col color picking, vado a scegliermi le varie scale di grigio. Anzi, okay. Mi metto un bel puntino bianco qua, che tanto dopo so che lo userò solo per quello. magari faccio un po' di forme così, cioè, ma all'inizio esattamente non so, in questo caso sì, perché me ne sto per fare un viso, magari una creatura o qualcosa, però non ci penso più di tanto. So già che per esempio questa parte qua è già troppo scura, voglio andare sullo scuro sul lato, intorno. Qui vado a fare un pochino più chiaro. Perché, insomma, pensate a una sfera. Perché possa essere una sfera, perché la sfera più o meno avrà tipo questo tipo di ombra, e poi avrà questi tipi di colpi di luce. Possono essere qua sotto, insomma. Allora, partendo da questo principio qui di base, insomma, io anche lì i volti più o meno seguo la logica là, cioè. Poi dargli un po' di chiaro qua,
qua e poi di nuovo un po' di chiaro sotto e poi dopo andrò col bianco a dargli colpi di luce. Essendo, non essendo proprio una sfera alla fine, è ovvio che i colpi di luce saranno diversi però. Guarda, ti faccio già una domanda che sicuramente molti utenti, soprattutto quelli che iniziano, perché è una delle domande classiche. Che pennelli usi? Per Photoshop, no? Sì. Sì, Io per lavorare di solito, ecco. guarda, io vabbè, è ovvio che tutti dicono che ho i pennelli, non c'entrano a nulla, non sono i pennelli che fanno diventare bravi disegnatori, queste cose qua. Allora, io vi dico questo: secondo me non sì, è vero, i pennelli non sono quello che fanno il disegno, ma sicuramente sono utili, aiutano. Quindi avere un set di pennelli fighi, insomma, aiuta parecchio, ecco. Aiuta ad arrivare dove arrivare un pochino prima. L'importante è saper usare il pennello, cioè, alla fine è questione anche di abitudine, nel senso che se uno usa solo il pennello quadrato, magari riuscirà a farti comunque un effetto che sembra fatto con un pennello rotondo, non lo so per come spiegarlo, però che è abituato a usare quello quadrato. Faccio un esempio. Se io ho un pennello rotondo, è ovvio che Sì, no, ho capito. devo fare dei puntini, basta che faccio così e ho i puntini. Però se ho un pennello quadrato, cioè se mi ci metto i puntini li faccio lo stesso, non è che non li faccio, magari ci impiego un attimino di più. E la differenza sta in questo, che magari devo fare un'illustrazione che non è solo puntini, ma anche triangoli, anche quadrati. Quello che usa il puntino, il pennello a punta rotondo, lo farà lo stesso col pennello rotondo, e chi lo fa quadrato col pennello quadrato lo farà così, insomma, farà i triangoli, farà i rettangoli, e lo puoi fare esattamente uguale col pennello rotondo, quindi so sapere come funziona e come usarlo. Quindi alla fine, insomma, io ho non so quanti pennelli, ne uso pochissimi, allora mi viene facile magari dirvi che tipo di pennelli ho, perché vi dico quelli che uso. Uso questo rotondo così, è un pochino sfumato ai bordi, con la pressione appunto regolo il flusso, insomma regolo quanta, ho il pennino settato in maniera che con la pressione regolo l'opacità, diciamo. Poi uso quello quadrato, rettangolare classico. Pennelli penso che uso solo questi. Ah no, questo qua, questi che più o meno ho fatto io, ma sono facili da fare, che sono un pochino più, dipende da un tratto grosso, un tratto sì. Sì, a seconda. Una cosa che consiglio invece molto, invece del pennello, è il tool preset, che praticamente sono dei pennelli che hanno dei setting salvati, già salvati, quindi non lo so, c'ho questo chalk qui, e questi li ho presi tutti da Robo Pencil, come si chiama? Anthony Jones. Ok, sì, Anthony Jones, sì. Sono i suoi, non li uso tutti, uso quelli che mi piacciono, però devo dire che funzionano, sono Da molto Dio, belli, cioè. eh sì. C'è quello, ce n'è uno che adesso vi faccio vedere, è magico. Cioè. È magico. Sì, è magico perché da una cosa così che non è assolutamente nulla, magari. Prendo il pennello magico. Si chiama Magic Brush. Sì, lo faccio diventare metallo. Cioè. Ah, in automatico, ok. È in automatico questo qui. Lo vedete, poi c'è quello, lì facciamo i graffietti pure, cioè dove è questo? Questo è. Ok, wow, Lo super consiglio a nice. tutti. Ok, Sì, ci sono queste cose qua, faccio vedere l'ultimo che molto magari sono i più utili. Sì. interessanti. Ce n'è uno, com'è che si chiama? Michael Bay Blue, mi fa impazzire perché Michael Bay è quello che fa i film con tutte le. Allora, praticamente lo puoi utilizzare per fare. Tutti, come si dice? Hai Ah, ok, sì. capito? Non lo posso fare adesso perché sto lavorando sul. Sono riverberi, Sì, è una specie di. Ti permette di fare. riflessi. Ti permette di fare il. Eccolo qua. Ti permette di fare il. Sa, Il bagliorino. il Veramente non la bagliorino. conoscevo. Questo è come si vede? I flares, i flares. Ok.
Altro che Star Trek, qui. Vabbè, poi in un'altra trasmissione magari affrontiamo anche, perché avevo già intenzione di affrontare il discorso dei tool preset, visto che ormai è diventato poi uno standard, anche se in realtà molti lo usavano per conto proprio, ma da quando appunto è iniziato, diciamo, a diffondersi un po' di più, è passato un po' a tutti quanti, no? Per cui magari lo affrontiamo proprio, ci sono anche vari metodi, sia per quelli che magari hanno l'ACS, nelle versioni precedenti di Photoshop, all'ACS 6, mi sembra, o all'ACS 5, e magari quelli un pochino, i tool preset, sai, quelli avanzati che faceva vedere Jonas Deroe, proprio di suddivisione anche per generi, no? Per cui è tipo Sì, nel water senso che brush. hanno fatto, perché molti si lamentavano del fatto che i brush non li potevi mettere in ordine Esatto, prestabilito come volevi precedente. tu In realtà sì, farci. hanno trovato un sistema per farlo facendo dei Esatto, tabs. tramite tabs, Sì, esattamente. io Volevo affrontare guarda, quel discorso. io ti dico, poi non lo so, sono sicuro che chi fa matte painting ne ha più bisogno. Per il mio tipo di lavoro, No, tre sì. Esatto, pennelli, quattro, basta. non è necessario, ma Capisci che. in realtà anch'io quando faccio lavoro di painting normale, creature. Character, insomma, anch'io personalmente uso pochissima roba, però invece, visto che faccio anche matte painting, spesso mi sarebbe utile avere appunto un tool del tool Diciamo preset che di. il discorso di base è la velocità. Esatto, sì. Qualunque cosa fai deve essere in funzione del fatto che tu riesca a lavorare il più velocemente possibile. Di conseguenza, se uno lavora velocemente usando solo un pennello perché lo sa usare in una certa maniera e si trova meglio a fare qualunque cosa con quel pennello lì, che continui così, insomma, Certo. usare 50 pennelli diversi soltanto perché alla fine il disegno è figo, ma ci hai messo 50 anni in più, cioè non va bene, insomma, voglio dire, uno deve Certo. bilanciare il prodotto, qualità finale con la velocità di produzione, specialmente per chi fa concept art, cioè devi fare 90, quasi 100 schizzi al giorno, magari devi presentarli al art director, non puoi stare lì a cambiare 50.000 pennelli, Ovviamente. Ne devi dove approfitto per trovare. passarti un saluto da parte, penso, di Mirko Failoni. Salutoni, salutoni. Ci Esatto, salutoni, salutiamo tutti quanti. si vede tutti a Lucca, mi sa. Sì, penso che a Luca ci vedremo, spero, Sì, un sì, po' sì. tutti. Riconoscerete, spero, fra virgolette, me e Sergio, perché avremo anche la felpa di Kai. Ah, Non. no. Ci saranno nudi da sotto. Felpa da sopra e nulla sotto. Esatto. Riconoscete me perché io sono quello senza la felpa. Avrai i pantaloni di Kai. Dici, non sarò ridicolo come voi. Poi, Paolo, io ti conosco, ci conosciamo da tanto tempo. Se vedete tre persone, ci sono due di loro sono due buffoni, io sono quell'altro, beh. Esatto. Ti ringrazio, Paolo, ti ringrazio. Vabbè, io e te ci conosciamo da diverso tempo, quindi puoi essere anche cattivo in questa trasmissione, puoi anche dire cattiverie, ti è Sì, ma non è che lo permesso. farei anche se ti avessi appena conosciuto, non ti preoccupare. Ecco, appunto. Allora, dai, andiamo avanti. Sì, vediamo un attimino invece il lavoro appunto di overpainting su quello là, oppure no, non so, se vuoi continuare il discorso su come lavori, come vuoi, non voglio forzarti. No, cosa stavo facendo qua? Ah no, beh, stavo Sì, solo spiegando ah sì. che come faccio gli schizzi, insomma. Ok, sì, vai, prosegui, prosegui. Ok, dai. Vi svelo Tanto. un po' di trucchetti allora. Mi raccomando, bambini, non fatelo a casa. No, fatelo a casa. No, Cioè, senza l'ausilio di un concept artist senior, quindi. allora, quello che piace fare a me. Contattate Kai per farvene dare uno d'ufficio. Una cosa che non faccio, io non uso la gomma. Ok, bravo. Quello che faccio in realtà è andare a prendere il grigio che è lo sfondo, cioè se levo lo sfondo lo vedete, eh? Qui c'è un grigio che è lo stesso dello sfondo. Ok. Quindi che faccio? Vado a usare quello per tipo gomma. Questo perché non mi va di girare la penna, cioè perdo troppo tempo a girare la penna e a farla diventare gomma, cioè avete capito cosa voglio dire. E Sì. mi trovo molto più. Un'altra cosa, io uso un apparecchio che si chiama il Nostromo.
E oggi ho cercato su Amazon, ma non c'è più. Spiego solo per chi non... molto semplicemente, io ho qui la mia tavoletta grafica, qui il mio mouse, e qui sulla destra ho praticamente una mini tastiera, si dice ergonomica, non lo so, comunque. Ergonomica. Una mini tastiera con una serie di tastini a destra e a sinistra, su cui posso appoggiare la mia mano e avere tutte le shortcut di Photoshop. Quindi io praticamente ho... Strumento di piacere. Strumento principio per giocare gli MMORPG. Sì. Warcraft, quindi ho una mano qua e una mano qua, e questo è come lavoro io. Allora, mi trovo molto più facile per me cliccare. La penna come la reggi, scusa. Ah, sì, scusa, volevo dire, sì, una mano qua, la senso bocca. Che non c'è, volevo dire. No, col mouse. Ma col culo. Ho fatto il mouse. Ecco, è la penna di qua. Okay. Allora, il discorso è questo, che io premendo un solo tasto riesco subito a fare il seleziona il color picking. Okay. Ed è per quello che mi trovo più veloce, insomma, che sì, cancellare, sì, sì, insomma, direttamente con la penna. Poi solitamente quello che faccio io, un'altra cosa che faccio, insomma, dopo che abbiamo fatto qualcosa, ma non so neanche che cosa, però. Un bambino. Sì, un bambino. un piccolo vampirello. Un piccolo Riccardino Fuffolo, vai. Una cosa che mi piace fare a me, vabbè, poi incollo, se magari quello che ho fatto va più o meno benino, e gli do un tono di colore, che solitamente è qualcosa tipo seppia, o seppia, un po' più saturo, così. Io lo metto sopra, andiamo su color burn, così è orrendo, però io riduco la... L'opacità, per dargli giusto, guarda. Allora, cosa succede? Se sotto tutti i colori bianchi vengono un po' accentuati, vedete? Sì. Se invece è leggero, rimane sul giallo. Quindi cosa faccio? Ritorno un attimo sull'immagine sotto e vado ad aumentare lì dove volevo un colpo di luce più forte. È una questione di stile, insomma, così. Mi piace lavorare, insomma, così. È solo perché così, insomma, è per quello che alcuni miei schizzi e l'effetto finale sono tutti molto simili, perché sono quasi tutti fatti contro. Ma che in realtà è un'ottima cosa, perché appunto determina uno stile, perché esatto. Perché uno degli errori sicuramente che si possono fare agli inizi è fare lavori con metodi diversi, perché magari ci si ispira ad artisti diversi, quindi tendenzialmente, inconsciamente, si dice vorrei fare un lavoro come David Raposa, vorrei fare un lavoro come Jonas De Roo, come Anthony Jones, e quindi si va fondamentalmente a copiare, ma poi in realtà non è un lavoro, cioè è una copia di Anthony Jones. Quello, secondo, a mio parere, fa tutto parte della sperimentazione, cioè se conosci lo fai. Certo, chiaramente sì, poi certo. Una volta che hai raggiunto un livello tuo di confidenza col metodo, devi provare. Poi cosa faccio? Incollo, perché dopo un po' non voglio più lavorare su layer, se non mi sbaglio, e vado a migliorare, insomma, vado a, come si dice, ormai faccio solo color picking, quindi... o meno con la base di colore. Su, ragazzi, non fate i timidi, però, fate un po' di domande. Poi una cosa che ho imparato ultimamente è che se volessi fare tipo metallo, hai presente il metallo, quel metallo che si scolorisce, cioè non so come dire, che è consumato, vecchio, insomma, no? Sì. Ho scoperto che se prendo la stessa immagine, la duplico, non so se su questo viso funzionerà, però vediamo, faccio image adjust e vado sul il gradient, ok, in questo caso prenderò il chrome, ok, poi questo lo metto su, ora sembra Gorbaccio. No, aspetta. Lo metto su overlay, alt,
Allora, in questo caso è una persona, quindi non si riesce a capire bene il procedimento. Allora, fammi fare una cosa, va? Vediamo se mi viene un attimo meglio. Un attimo di pazienza. Sì. Nostra classica sferetta. Allora. Ok. Fatemi ricordare. Non mi sto ricordando più. Vabbè, devo andare a vederlo meglio sto procedimento. Non lo... Volevo farvi vedere una figata, ma non mi sto ricordando più. C'era di applicare qualche maschera di No, livello, no? non lo sto ricordando adesso. Boh, veramente, fate finta che... Boh, basta, non ve lo spiego. No, Non tranquillo, tranquillo. Beh, ma ve lo l'effetto voglio praticamente. spiegare, però il discorso Di praticamente è, vedi questo effetto che far di tagliamento. graffiato? Sì. Sì, quello lì. Allora, sai che faccio? Vi faccio vedere un disegno che ho fatto, va, che non dovrei. No! Ok, Però ragazzi, magari... chiudete gli occhi, chiudete gli occhi. Tappatevi il naso. Aiuta a capire quello che volevo fare. Come posso fare? Vabbè, faccio Io così e poi zoomo. Ok. Per esempio, vedete ok. che praticamente mi aiuta a ottenere, insomma, questo effetto che gli dà una specie di Molto rilievo bello. fra quello che è il metallo e quello che magari era il colore originale, oppure il colore che c'è Ah, sotto, ma diciamo, che è una specie di bellissimo, colore. bellissimo questo effetto. Una sorta di, diciamo, di ossidazione Sì, dell'ottone. esatto. Ve lo vorrei fare vedere per bene, ma Ma non non ve lo meritate. posso. No, no, nel senso che è ancora in fase di... Di lavorazione. Sì, devo ancora essere padrone della... Ecco, vedi qua. Ok. Ma tu, Magari qua. ma ci puoi far vedere queste immagini, no? No, 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 non posso farvele vedere. Boom, Ecco, basta. ok. Ma no, io non voglio, infatti non voglio metterti nei guai. No, no, non posso farvele Vabbè, vedere. Però, insomma, per sicurezza faremo firmare un NDA a tutti quanti quelli che No, hanno no, no, lavorato. non è che non ve le posso far vedere, insomma. Penso che succede nulla, insomma. Però, evitiamo. Però se qualcuno di voi lo dice in giro, poi Paolo. Beh, magari se poi dopo riesco a scriverlo, una volta che riesco a capirlo meglio, magari poi posto qualcosa. Beh, puoi fare senza nessun problema. Puoi fare Ah, anche in video, sì, poi diciamo. ve lo spiego bene. Ho visto che qua c'è una domanda, mi hanno chiesto perché non impostare un tasto direttamente, una shortcut per la gomma, Ah, invece del sì. discorso che facevo io. Perché in Ci sta. realtà facendo Con la col... gomma, vabbè, in realtà No, io avevo capito. facendo direttamente col color picking, non solo posso usarlo come gomma, ma direttamente posso usarlo per migliorare un po' le forme, un po' il disegno, cioè è solo una questione che secondo me io mi trovo più veloce con un solo tasto, un unico dito, insomma, un unico processo, riesco a ho più controllo, perché sennò dovrei premere due tasti diversi, uno per la gomma, uno per disegnare, invece così, un solo tastino, boh, era questo. Diciamo che vabbè, adesso può sembrare
come si suol dire, lezioso, ma in realtà per chi effettivamente fa il Ognuno giusto. è ovvio che ognuno poi c'ha il suo, cioè, Certo, però io diciamo che in personalmente. generale se devi fare veramente tantissimo lavoro o lavori in un certo modo, anche in queste piccolissime cose, aiutano, insomma, fanno differenza. Sì. Per cui non pensiate che... Ah, che bello! Lo chiameremo Minutolo. Eh certo. Un... Grazie. Minuto lo faccia di più. No! Beh, giusto, dai. Qualcuno di voi si ricorda i personaggi quelli di Toriyama che avevano gli alieni con la testa a forma di sedere? Quanto erano belli. Vabbè, niente, interruzione, scusami Paolo, vai, continua. No, boh, io sono un po' fuori dal mondo. Gli Cosa? alieni. Cioè, quali sono sti alieni a forma di culo? No, stavano in Arale. Anale. Sì, Arale. Vabbè. Dr. Slump e Arale. Ecco, cercavo Ah, di ok. mantenerci. Ah, ok. Ok, c'è il Failoni che dice: tranquillo, Steve, ho mandato gli screen all'Aplibot. Gli screen delle immagini che hai fatto vedere prima. Allora, No, non è un tranquillo, Mirko, gioco. perché non sono di Aplibot. Quindi, Ah, per cui maledetto. ragazzi, sto cercando di disegnare un forcone e sta sembrando una forchetta. Com'è possibile? Non ce la faccio, eh. Mi sono preso delle reference da internet per il forcone. Non ce la faccio. Comunque, Failoni che commenta così un giorno avrà quello che si merita, e io so di cosa sto parlando, e anche lui. Lo dico anche a voi, diciamo, in realtà il buon Mirko è prevista un'intervista anche a lui, perché più avanti su Kai, oltre ad avere, diciamo, i professionisti, vogliamo Detto così, avere... oltre a quelli che sono geniali, prendiamo pure quelli che non sono geniali. No, anzi. Brutto. No, infatti ho detto, che bastardo. Ho detto, Come oltre ai dai? professionisti mettiamo anche quelli che, diciamo, stanno cominciando la loro carriera da pro, e quindi sicuramente è molto interessante sapere come, dal loro punto di vista, come hanno cominciato. Ecco, insomma, tu sei un artista navigato, per cui ormai... Allora, dillo, oltre ad avere i vecchiacci, mettiamo pure i giovani fighi. Dillo. No, non mi permetterei mai perché, insomma, rischio grosso anch'io. No giovani fighi, no virgule nel Esatto. nostro gruppo. Vediamo, minaccia in diretta a tutti i testimoni, ecco. Allora, poi, ragazzi, dai, non trattenetevi, fate un po' di domande, qualcosa, volete sapere, cioè, c'è qui Paolo, tipo tecniche segrete, non lo so. Tipo, può essere interessante, ad esempio, io penso che potrebbe essere interessante sapere, ad esempio, tutta la lavorazione, diciamo, di un'illustrazione e le differenze fra quando fai un'illustrazione e magari quando invece devi fare un concept, sia proprio come metodo di lavoro che come tempistica. E metodo di lavoro intendo anche magari l'approccio appunto con l'art director o con chi appunto si occupa della visione dei tuoi lavori, che tipo di feedback ti danno? Sono due lavori completamente diversi, quindi è un approccio proprio. Cioè, c'è gente che fa unicamente di lavoro, fa l'illustratore, e c'è gente che invece fa unicamente di lavoro il concept artist. E ci sono quelli come me che insomma cercano di fare tutte e due. Però sono due approcci completamente diversi. Quando fai il concept art, assolutamente non ti preoccupi della qualità del lavoro, non ti preoccupi della. Cioè, il problema principale sono i tempi di lavorazione, la velocità, il fatto che l'immagine possa comunicare più velocemente possibile, l'idea e come qualcosa è fatto.
perché poi dopo deve passare al 3D e il 3D deve sapere quello che hai fatto, deve capire. Mm-hmm. Quindi mentre per l'illustrazione certe cose le puoi lasciare per sottinteso, oppure puoi scegliere di avere delle come si dice, uno stile che un pochino fa effetto, ma in realtà non hai disegnato un granché. No, per il concept no, devi ha fatto tutto quello che va fatto, insomma, va. Se fai un guerriero, non puoi farlo diciamo, troppo pittorico, troppo deve essere un piuttosto fallo solo a linea nera, cioè a, come si dice, linea chiara, però che si capisca esattamente l'armatura, dove si agganci, come si sgancia, come si muove. Deve essere molto chiaro il messaggio. Sì, devi fare la parte frontale, la parte posteriore, la parte laterale. Insomma, no, deve essere. Quella è la differenza che c'è. Poi. Mentre l'illustrazione ha molti luoghi comuni, se devi fare un guerriero che lotta contro gli zombie, cioè non il guerriero è il classico fantasy, non è che stai cioè fai le pose classiche, le cose dinamiche. Invece quando fai concept art, come diceva un altro, è il devi un po' uscire fuori dagli schemi, no? Sì, quando fai concept art il problema non è la domanda che ti fa ma è l'inaspettata risposta che tu gli dai, è quella la differenza. Cioè, sì. Mentre se per un'illustrazione ti chiedono un orco, loro sanno già benissimo, hanno in mente perfettamente in mente quello che è un orco, non puoi farglielo diversamente. Sì. Per un videogioco, per una cosa, per molti progetti, è più un potresti farmi qualcosa tipo orco, e allora lì sai, ti lanci e fai. Immagini, insomma, come potrebbe essere il tuo orco, che potrebbe poi prendere ispirazione poi un po' da. Io sinceramente cerco di trovare cose che hanno assolutamente nulla a che fare con l'orco, che ne so, vado a vedermi, che ne so, tipo di formaggi in Francia, vado a vedere come sono fatti questi formaggi e dico, boh, se sto formaggio qui fosse un orco come sarebbe, cioè. Allora, sai, un genio. Esci fuori con qualcosa di inaspettato, e quella inaspettata risposta è quello che fa la differenza, che fa la differenza, sì, diciamo che aiuta, insomma, aiuta il progetto alla fine, perché alla fine, insomma, ognuno cerca di dare la sua, poi non vuoi fare essere quello che traina, come si dice, trainare il carro, essere la ruota del carro, insomma non vuoi essere di peso, sì, cerchi di essendo un concept art un po' alla qualche volta rischi di cadere nel quello che è, ti dicono esattamente quello che devi fare, io lo fai, boom, e finisce lì. Invece no, alle volte io preferisco essere, sono contento quando mi dicono che qualcosa ha preso una determinata strada perché avevo fatto qualcosa io, insomma, vado un po' alla ricerca di quello, perché altrimenti, insomma, cioè, fa veramente piacere, perché magari cambiano direzione un attimo per un disegno che hai fatto tu, e allora quello è molto bello. È per quello che molte volte invece di un solo concept ne mandi 50 o 40, 50 della stessa idea, della stessa creatura, perché poi dopo sai che aiuta il brainstorming, insomma, aiuti a... se no, puoi star sicuro che il progetto molte volte rischia di andare molto più lentamente, solo perché quelli che sanno i game designer sono un po' così... manca l'ispirazione, manca qualcosa che, insomma, io alle volte spero di poter dare. Guardando, vedendo mentre lavori, perché io chiaramente sto cercando di pensare a tutte le eventuali domande che può fare... diciamo, chi all'inizio è, ad esempio, una molto banale, ma che in realtà è fondamentale. Come ti sono sposato? E dove... No. Sì, un saluto al bellissimo Pietro. No, come e dove riesci, piazzi le luci? Cioè, come fai a decidere dove mettere le luci? Come mettere il colpo di luce? Perché molti ragazzi, tipo, molto banalmente dicono ok, illuminato, però fanno queste ombre, luci ombre o totalmente nere con un contrasto molto alto dove non serve, oppure appunto l'immagine è molto piatta, quindi non è ben scolpita dalla luce. Tu in base a cosa decidi? Guarda, io ormai mi sono un pochino fissato sullo stesso, quando faccio lo schizzo, sullo stesso punto di luce più o meno.
Quasi tutti i miei, infatti, se vedete su Facebook o in giro di quelli che sono i miei schizzi, il corpo di luce è molto simile. C'è la luce dietro, poi una luce magari da sotto. È più che altro perché mi aiuta a dare più tridimensionalità all'immagine, insomma, mi viene un pochino più. Poi, non lo so, alle volte penso che faccia proprio un bell'effetto. È solo questione di abitudine a quel punto, penso. Quando fai gli studi, trovi quelle soluzioni che dici, ah, questo mi garba parecchio, e allora lo prendo, lo ripeti, lo rifai, fino a, insomma, lo rendi tu. Lo rendi tu, esatto. E poi da lì, insomma, cerchi poi dove di evolverti, usi la stessa cosa su un oggetto diverso, invece che farlo solo sul volto, poi lo fai su tutto il corpo, allora devi andare a vedere il torace, poi come si muove, come lo fa, cosa succede. Però, insomma, io è così che ho fatto. Penso che, insomma, tutti possono fare così, nel senso che si cominciano a fare studi di fotografie, immagini in bianco e nero con determinati tipi di luce, e allora alla fine, insomma, diventerà tutto abbastanza naturale. Insomma, più lo fai, più diventi bravo a farlo. Insomma, a me piace un pochino. Sono alcuni artisti che mi piacciono molto, e allora vado a vedere un po' loro cosa fanno, e cerco di riprodurlo il più possibile, insomma, cerco di capire come l'hanno fatto, perché l'hanno fatto, e così via, insomma. Però è tutto basato sullo studio, sull'esercitarsi, insomma, poi piano piano le cose uno le capisce, anche solo dipingendo oggetti dal vero, insomma, aiuta molto. Io non sono assolutamente bravo in quel caso. La copia dal vero? Sì, no, per la luce, tutte queste cose qua. Ah, okay. Un po' ancora, anch'io sto imparando, quindi un po' di cose devo dire che sono finte, nel senso che mi fa un bel effetto, sembra figo, però in realtà non lo vedrai mai, completamente inventato, mi aiuta più che altro a far uscire le forme. Ok, ne approfitto. Due cose al volo. Una è, tre cose. Una è che, per tutti quelli che stanno ascoltando, ho messo nella pagina dell'evento il link al blog di Paolo, così potete vedere i suoi lavori. Purtroppo ci sono anche i contatti, e quindi mi raccomando, non contattatelo per sessioni private. No, scherzo. La seconda cosa è, Mirko Failoni chiede: a livello di composizione, come procedi? E invece Taffelli chiede: quali sono i clienti migliori che hai avuto a livello lavorativo, si intende? Vai. Erano due domande, no? Ok. Allora, sì, allora, clienti migliori? Sì. Guarda, no, io ho avuto la fortuna di non avere cattivi clienti, non ho mai... Ho incominciato molto tardi io questo mestiere, di conseguenza mi sono fatto un po' la pelle, insomma, un po' visto un po' di cose, l'ho fatto con un'esperienza, cioè con un po' di esperienza magari in altri settori lavorativi, e quindi ho cercato al massimo di ridurre i rischi, lavorare con gente che magari non ti paga, o con gente che ti tratta male, riducendo questi rischi. Adesso mi sono trovato alla situazione che io non ho mai lavorato con gente, tutti i miei clienti sono ottimi, devo dire, non voglio dire migliori, non so. Sì, ognuno mi sono divertito molto a fare le card di un gioco che si chiama The Spoils. Pagano veramente poco, ma mi sono divertito un po' a farlo. Infatti, nonostante faccio lavori adesso per altre società con delle paghe decisamente diverse, sono sempre contento di lavorare con loro. Magari mi chiedono uno o due card all'anno, io le faccio volentieri, anche se so che, insomma che è a prezzi decisamente come si dice, mi sembra di fare un torto a quelli che mi stanno pagando di più a un certo punto. Okay. Però io mi diverto un po' a farli, perché mi danno completa libertà, hanno uno scrittore che veramente fa delle cose un po' assurde, non è un po' fuori degli schemi, così, allora mi diverto a farlo, insomma. Poi vedo che loro sono entusiasti, insomma, insomma, questi sì, loro devo dire che sono i miei clienti migliori, voglio dire.
diciamo da questo punto di sì, vista. nonostante mi ricordo che quando lavoravo per loro pagavano poco, però mi davano tipo che ne so, non ricordo, mi sembra che per loro ho fatto proprio 15 card in un mese. Madonna. E quindi alcune la qualità, alcune inferiori, però loro capivano, cioè non è che si facevano problemi, boh, pagato, alla fine era più di uno stipendio, quindi voglio dire che mi frega. Cioè, pagavano poco, sì, però ho lavorato tanto. Cioè. Ci sono altre Esatto. società che magari ti pagano di più per l'illustrazione, però a progetto ti danno solo uno o due illustrazioni, poi via, ciao. Quindi. E niente, invece Mirko chiedeva a livello di composizione, che Ah, cosa, come cominciavi, come lavoravi. allora, diciamo che il discorso è non per questi disegnini che state vedendo adesso, che ho fatto adesso, questi sono cioè veramente poco di composizione. Io sono veramente negato a livello di composizione, devo dire. E quindi quello che faccio è trovare dei trucchi, dei sistemi. E quello che ho imparato, che magari tutti facciamo già nella vita, io non lo sapevo, è di tenere le cose ben separate sul layer. Nel senso che io ho uno sfondo base, lavoro, diciamo che faccio principalmente lo sfondo per un'illustrazione, diciamo, ecco, questo voglio dire, ovvero che composizione comprende tante cose, può essere l'interno di una cucina, poi anche lì serve un certo un discorso di composizione. Però diciamo che io, se è un'illustrazione, mi piace tenere tutto separato su layer, ho uno sfondino così, magari. Che devo fare un paesaggio, non so che cosa. E se in questo paesaggio dovessi poi dopo mettere un elemento più vicino a me, alla camera, a quello che guarda, allora quello lo vado a fare su un altro layer. Per esempio, se devo fare una persona, una cosa che ho fatto, che faccio ultimamente è che la persona la disegno proprio grande, nonostante nella composizione sarà piccolissima. Magari la disegno grande, perché non vedo perché Devo farla disegnare troppo. piccola. Sì, no, ma la faccio così, la faccio sempre veloce, posso anche fare così per farla piccola, però metti che faccio uno strano personaggio, che ne so, con un occhio piccolo, un occhio grande, puntini, queste cose qua, pom pom, e una cintura. I Beh. capezzoli di Venere. Sì, no, ma metti che devo fare una cosa abbastanza semplice, no? Che so magari che sarà così piccola che non devo pensarci troppo. E poi la sistemo nello sfondo, meglio penso che stia come composizione, per questo che la faccio la tengo su un livello. Ah, ok, così si può spostare gli elementi singolarmente. Esatto, posso non solo quello, ma posso anche molto spesso posso desaturarlo quanto basta per dargli una certa profondità. Che, siccome la quanto è, alle volte sai quanto è saturo qualcosa, ti aiuta a capire a che livello è rispetto, nel senso che se questo non è in primissimo piano, ma in realtà è in primissimo piano, ho un altro oggetto qua. Anzi, facciamo che magari ho la mano di qualche altro mostriciattolo qua in primissimo piano. No. Allora posso direttamente andare di qua alle volte mi basta fare se un oggetto che fa parte che voglio che si confonda con lo sfondo, addirittura gli do una trasparenza. Perché se no altrimenti lo posso fare lo solidifico. Lo Ah, incollo e qui vado a ripassargli un pochino del blu che c'è lì, e quindi passo un pochino del marrone che c'è qua. Però cerco di dargli una saturazione, cioè, hai capito cosa voglio dire, no? okay. Sì. In I neri sono meno pieni, poi so che voglio che sparisca un po' qui in modo da basso. dare quella profondità che c'è appunto Esatto, di fondo. esatto, esatto. E allora quando lo fai su un'illustrazione un pochino più complessa, se ce l'hai tutto separato su livelli, insomma, ti può aiutare A velocemente a spostarteli cambiare le eccetera. cose, sì, se so che questa cosa qua che viene così mi fa troppo schifo, la voglio mettere un pochino più di sbiego, io la metto un po' più di sbiego, magari che tocca il personaggio, cioè, tante cose, le puoi cambiare insomma dopo, le puoi vedere Sì, dopo, senza essere negato. mi sembra che
l'ho fatto, adesso non so dov'è, però c'era un gruppo che si chiama Super Speed Painting o qualcosa del genere. E facendolo per loro, facendo quei lavori che stavo facendo su quel gruppo lì, mi è venuto in mente questo stile, insomma, di farlo. Devo dire che all'inizio lo usavo di più, adesso piano piano lo uso un po' meno perché magari so già l'effetto finale che voglio, però non avrei mai potuto raggiungere questo livello se prima non facevo questi passaggi qua per imparare e per capire. Adesso sì, lo faccio. Ci sono un paio di domande nuove. Allora, Raigami chiede: quali sono gli artisti in attività che ti hanno ispirato di più? Invece, Stefano Scucimarra chiede: secondo te, cosa fa la differenza in termini qualitativi tra il lavoro di un professionista e quello di un aspirante tale? Allora, quali sono gli artisti in Sì, quelli gli attività? artisti cioè che al momento che sono ancora, che lavorano ancora adesso, che Oh, guarda, diciamo. io non saprei dirti i nomi, ma Di pure il mio purtroppo. nome, non ti preoccupare, dillo. Non. No, nel senso che io, ce cioè, lo vedete anche voi su Facebook, cioè di mostri è pieno il mondo, cioè, sono tutti incredibilmente bravi. Devo dire che forse quelli della vecchia scuola, quelli della vecchia guardia, mi piacciono di più di quelli dei giovani ragazzi, perché ci sono molti giovani, vedo che più o meno si sono ispirati a quei due o tre autori e continuano sempre su quel piano lì, alla fine insomma li vedo un pochino bravissimi, mostri sacri dell'illustrazione, però li vedo un po', insomma, Fermi lì. sì, un po' fermi lì, esatto, nel senso che tutto quello c'è stato come se fosse stato un periodo di crescita incredibile, però che poi si è fermato, insomma. Questo un po' mi dispiace. Vi posso dire che se vi capita, andate a guardare qualcosa che è fuori dall'illustrazione, andate a guardare sculture, andate a guardare, insomma, perché ci sono dei mostri. Stavo guardando uno proprio prima. Vediamo se lo trovo perché. Ecco, questa qua stavo guardando, l'ha segnalato qualcuno su Facebook, sono andato a vedere, ve lo prendo, lo metto qui. Sì, posso? Posso. Sì. Ah sì, conosco. Sì. È una Yasmin. scultrice, fa queste Bravissima. bamboline, si chiama Yasmin. Virginie, Sì, in realtà lei, Brossars. per chi non la conoscesse, anche se lei scolpisce, in realtà la trovate anche diciamo, sui cataloghi di illustrazione, perché comunque i suoi lavori sono E così belli. fa delle cose, e io voglio dire, una scultura è Impressionante. 100.000 volte meglio di un'illustrazione per imparare, perché riflette la luce, i capelli, insomma, non sono Sì, luci finte queste, sono luci, cioè ombre vere alla fine. Quindi, insomma, andrei a guardare più, io andrei a guardare sinceramente più le sculture che l'illustratore, e l'illustratore alle volte, sì, giustamente, tende a fare le ombre finte, tende a fare i colpi di luce finte, però di base se c'è una conoscenza più precisa delle cose, è ben più facile poi fare una ombra finta che funziona veramente bene. Quindi boh, è questo che volevo dire. No, gli illustratori sono tutti bravi e qualunque bravo andate a guardare, qualunque persona ha qualcosa di utile, insomma, qualcosa da imparare o qualcosa Ma da anche Sergio? osservare. Anche da Sergio? Ma guarda, anche da Sergio sono sicuro che una carbonara decente la saprà fare, no? E allora, quindi prendi un illustratore, prendi Grazie. una carbonara, tutti si Scusa, mangiano fare un insieme in ottimo studio. latte con i biscotti. No, no, ovviamente Esiste. ognuno ha la. Non ho artisti, insomma, che posso dire, ma mi hanno ispirato di più. Tutti quelli bravi, tutti quelli che conoscete già, insomma. E invece, secondo te, cosa fa la differenza in termini qualitativi tra il lavoro di un professionista e quello di un aspirante tale? Se uno è professionista è qualitativamente bravo, se uno è un aspirante ancora vuol dire che non è qualitativamente buono. Direi, non riesco a capire la domanda. No, nel Professionista. senso, presumo che la domanda sia del tipo, che ne so, il professionista riesce a, che ne so, molto più particolareggiato oppure che ne so, ha Ah, uno perché un stile aspirante? La personale. differenza tra cosa può.
si può differenziare un professionista da un aspirante a livello proprio di qualità del lavoro, di finitura del lavoro. Allora, io da questo punto di vista posso dirti che secondo me il salto da aspirante a professionista, diciamo, quello che potrebbe. Allora, mettiamo che tu hai un colloquio di lavoro e si presentano in due, uno è un professionista già affermato e l'altro è un aspirante. Che cosa deve fare l'aspirante per, diciamo, per avere una chance? Secondo me una società, e penso in qualunque settore, guarda non solo al prodotto finale, però alla professionalità che uno ha, hai capito? Ma professionalità intesa non come esperienza lavorativa, però professionalità a livello tipo che etica lavorativa ha. Hai capito cosa voglio dire? Nel senso che tu puoi essere bravissima a quello che fai, però se sei pecchi di superbia, sei scorbutico, cioè, sono tutte quelle cose lì. Sì, Se magari il tuo eticamente non professionista è corretto, sì. quello, l'aspirante invece è uno che fa vedere, giustamente, quella è una cosa ovvia, che è sempre pronto a imparare qualcosa di nuovo, però si fa vedere che si presenta in orario, consegna il lavoro quando le scadenze, anzi, consegna prima delle scadenze, cioè ci sono delle cose che magari potrebbero aiutare un aspirante. E secondo me l'etica lavorativa è una di quelle più interessanti, perché ci sono molti professionisti che non riescono a mantenere le date di scadenza, la deadline. Quindi essere effettivamente, io ti dico aspirante nel senso che magari è già pagato, però Capace. sì, già lavora, però ancora non ha moltissimo lavoro. Se riesce a far vedere nei suoi primi clienti questa professionalità, questa etica lavorativa, allora secondo me è più facile che poi dopo venga poi considerato professionista più velocemente di un altro aspirante. A livello dei termini qualitativi, che vi devo dire? Io vedo dei professionisti ultimamente che quello che fanno è prendono una fotografia di qualcun altro e ci dipingono sopra e sono pagati per farlo, vengono, cioè, così come magari per la stessa, da una stessa ditta, stessa paga di qualcun altro artista che invece è lì che l'ha dipinta tutta, se l'è studiata, se l'è fatta. Quindi non so che dire, termini qualitativi, la qualità è sempre un po' Sì, soggettiva, è quindi relativa a tante sì. cose che purtroppo non, ultimamente nel digitale non è che io sinceramente preferisco lavorare, se dovessi, ecco, io se dovessi commissionare un lavoro a qualcuno per farmi aiutare o qualcosa del genere, piuttosto che andare da uno che magari è bravissimo, pago la stessa cifra perché uno che è meno bravo, però che so che eticamente ha un'etica lavorativa che è impeccabile, nel senso che se Certo. io mi alzo una certa ora la mattina, li faccio su Skype, so che è già lì che mi aspetta. Hai Sì, capito? sì, So sì. già che è lì, non sto dicendo che deve lavorare come uno schiavo, che deve fare, no, un'etica lavorativa minima, che in Italia sinceramente è difficile da trovare. Nel senso che trovi, Vero. cioè, magari contatti qualcuno, sì, mi fai questo, sì, certo, te lo faccio, ho detto questo, ti accorgi, sì, no, scusami, ho lasciato il bambino nel forno, devo andare, ogni scusa è buona, però, ma cosa è successo? È come quando chiami un idraulico, qualcuno per farti un lavoro, è la stessa identica cosa. E quindi avete tutti questa esperienza, penso. Uguale, come se vai in comune e ti serve un documento che devi Certo, fare sì. 5.000 giri. Io per questo che non lavoro in Italia, sinceramente, è per questo che lavoro molto con l'estero, perché io ho vissuto 10 anni in Giappone, mi sono fatto un'etica lavorativa da regime marziale, e quindi voglio dire, mi è tornato molto utile. Io e i miei clienti sono giapponesi, loro sanno che quando mi chiedono una cosa mi danno una data, mi danno. Cioè, io ho un orario preciso in cui devo assegnare le cose, non ho un giorno o un periodo, una settimana, ce lo dai nella terza settimana come fanno in Italia. No, io ho un orario, tu me lo devi dare a quell'ora lì. E io glielo do a quell'ora lì, io faccio vedere a quell'ora. Che Esattamente, eh sì. Eh sì, e poi è questo un lunedì determina, per insomma, loro, la che significa che io la. professionalità, insomma. No, che poi per loro è un lunedì, che significa che io lavoro la domenica. Ma sai quanta gente che conosco nel settore illustrazione che mi dicono no, io la domenica non lavoro. Cioè, non ci posso credere. Però è così, cioè, ce n'è gente così. E quindi sì, dai. Ne approfitto.
Ne approfitto e ti chiedo, ad esempio, ma giusto così a grandi linee, una cosa veloce prima di magari di passare appunto all'overpainting sul lavoro di Serena, se non ricordo male. Appunto, visto che hai citato il Giappone, come, qualche differenza, ma così a grandi linee in generale, Adesso fra mi hai Italia ricordato. e Adesso mi ricordo, c'era una domanda prima che parlava di agenti, Giappone? giusto? Ah, sì, bravissimo, guarda, me la sono persa pure io, me la sono dimenticata. Che Io c'erano degli agenti, sì. in Giappone lavoro attraverso quello che uno può considerare essere agenti. Cioè, nel senso che uno deve capire che ormai le grosse società. Io penso che si possa dire questa cosa, non so se magari non No, dice. vabbè. Vabbè, le grosse società ormai non contattano direttamente gli autori. O gli artisti, perché c'è un costo di gestione Ah, certo. che è così che loro si trovano più comodi a pagare qualcun altro a fare questa cosa, insomma, a gestire gli artisti. Quindi ci sono delle società che ne so, metti che c'è la grossa compagnia X che va dalla compagnia più piccola Y che appunto fa tipo agente. E dicono a Y, dice, trovami gli artisti per fare 10 illustrazioni. E poi questa piccola società Y ti contatta, ti cerca gli artisti, gestiscono la cosa, ti dicono ovviamente chi è il cliente finale, ti danno delle date su di release di quando questo progetto uscirà e tutto. E quindi tu ti ritrovi lavorando per questa società Y, un giorno ti trovi a lavorare, che ne so, per la Square Enix, il giorno dopo stai lavorando per la Capcom, per dirti, oppure per un'altra società, A-Team o quella che può essere. Perché il cliente finale non è per te, tu non lavori poi alla fine in diretto contatto col cliente finale. Ed ha il vantaggio appunto che non metti tutte, come si dice, tutte le uova nello stesso paniere. Sì. Perché alla fine non lavori solo per una delle società, ma lavori un po' per tutte. Ora, come si contattano queste società Y? Questo che è difficile. Ecco, devo dire che questa è la parte più difficile. Qui interrompiamo la trasmissione. A parte la totale conoscenza della lingua. Ah, io sto facendo dei disegni per la Gameloft. Ok. E per assurdo, loro mandano tutte le istruzioni e indicazioni alla società Y in inglese o francese o quella che è, che loro poi me la rigirano a me in giapponese. Cioè, per dirti l'assurdità della cosa. Comunque, io sto facendo questi lavori per la GameStop. Quando uscirà il gioco, io potrò mettere nel mio curriculum, ho lavorato su questo progetto a GameStop. Però la conoscenza della lingua giapponese è assolutamente importante. Una volta che conosci la lingua giapponese, alcuni sì, alcuni di queste società fanno lo sforzo di comunicare con te anche in inglese. Però davvero ci sono queste situazioni da lost in translation che sono allucinanti e portano ritardi al lavoro enorme. Perché, poverini, ci sono alcuni di loro che si sbattono pure parecchio perché sono in Giappone, vogliono fare sia bella figura nel loro ambiente lavorativo che nei confronti, che sono teoricamente un loro cliente dipendente. Però poi ti ritrovi con una cosa che dici, ma sto orco doveva essere verde e me l'hai fatto blu. E io ho scritto tu in inglese e me l'hai scritto verde. Cioè, non è che. Allora, oh no, scusa, no, mi sbagliavo, scusa, sbagliavo. Vabbè, sbagliato te, cioè, io che devo fare? Cioè, io mi tocca rifare il disegno. E siccome è successo in passato, succede diverse volte queste cose, io adesso comunico a tutti che voglio essere soltanto contattato in lingua giapponese. Ormai lo sanno, mi scrivo unicamente in lingua giapponese. Così evitiamo pasticci. E loro mi trovano moltissimo lavoro. Loro mi contattano. Alla fine sono agenti perché sono sicuro che loro sono pagati da la società più grossa, una determinata, insomma, una cifra 10. A me pagano 8, loro ci tengono 2. Quindi alla fine sono agenti. Non è che loro Vabbè, siano. certo. Fanno, non è che però sono agenti in vero senso della parola. Cioè, non è che ti trovano il lavoro e vanno via. Loro fanno anche il lavoro di art director, la prima scena. Loro sono praticamente come se fossero l'ufficio artistico di quella grossa società, ma è una parte terza, insomma, è staccata dalla società madre, diciamo. Boh, ma insomma, questo è un discorso degli agenti e di come io lavoro in Giappone. In Giappone io uso un sito che si chiama Pixiv, non so se lo conoscete, No. è praticamente una specie di DeviantArt per l'emisfero asiatico del pianeta.
Io uso molto loro. Devo dire che molti mi hanno contattato attraverso Pixiv. Sono sicuro che hanno fatto delle search dentro Pixiv per le immagini, hanno fatto tipo search per card art o qualche applibot o qualcosa del genere. Poi dopo salto fuori, esce fuori il mio nome, magari per qualche illustrazione, poi mi contattano direttamente da là. Alcuni di loro usavano il vecchio, quello che ha chiuso, come si chiamava? CG Hub. Alcuni mi Sì. hanno, sì, alcuni mi hanno contattato da CG Hub. Quindi questo Pixiv, se gli date un'occhiata, provate a vedere. So che hanno fatto anche la versione in inglese. Per vedere bene tutto ti devi iscrivere, però a costo zero. Però se entri così come visitatore non riesci a vedere molto, non ti permetti di vedere tutte le immagini che ci sono. Ah, Però se ti ok. iscrivi, io almeno ho pagato, qualcuno mi ha detto, oh, ma devo pagare. E io gli ho detto, guarda, io quando l'ho fatto io non ho pagato, quindi penso, sei stupido che sia a pagamento. Ci sarà sicuramente l'opzione a pagamento, ma insomma prendete l'altra. Solitamente l'opzione a pagamento è quella grande, quella più piccola, in basso, nascosta, è quella non a pagamento. Ok, dai, niente, se ti va, passiamo sul lavoro di quella ragazza lì, perché sono curioso di vedere un Ci sono attimino altre che cosa. domande? No? Boh, ok. No, per adesso no, per adesso no. Così, vediamo un attimino, perché sicuramente lavorando sull'immagine appunto, di uno degli utenti, magari vengono fuori anche di più gli aspetti del tuo metodo di lavoro, oppure Non mi se... dai un disegno tuo per lavorarci sopra? Cosa c'è Ma paura? perché i miei sono Codardo! troppo... Sono troppo brutti, quindi... No, Allora, io, vediamo un poi attimo. noi lo stiamo facendo per, appunto, per gli utenti, insomma, non è... Poi Allora. te ne do io uno mio da, insomma, a cui ispirarti. Piastriccare. Antonio, tu cosa parli? Tu dov'è? Io, guarda, se vuoi te lo faccio vedere, non posso lo posso far vedere? No, mi sa di no, Antonio. Non posso, mi spiace, ragazzi. Sì. Comunque, diciamo che te l'ho girato quel giorno, ieri, te l'ho fatto vedere così, però... Ah, quello, sì, bello. Sì. No, cosa stai dicendo? Mamma mia, non mi far passare per qualcuno che ha detto qualcosa di... Quello bello Quello con gli occhi. bello, sì, l'ho visto, no, ma poi quello te lo mazzio subito, dopo. Solito discorso, abbiamo una spiegazione, Shadow Knight. Per questo qui Il no, problema dei paint over è sempre il solito, se non so, cioè non è che cosa solo voleva. paint over, perché mi dispiace, perché sono sicuro di poter essere più utile se alla persona che l'ha fatto, se sapevo cosa... Io parto di nuovo dal presupposto che sia, non so se lei è in linea, ci vede su YouTube, se vuole scrivere forse, cioè, no. Sì, guarda, mi sta scrivendo proprio adesso. Aspetta, guarda un secondo. Qual è, diciamo, l'uso finale di questo e cosa voleva rappresentare? Qualcuno non trova sto diventare asiatico. Diventare asiatico, io da asiatico questo lo considero un insulto. No, allora senti, c'è, ti dico io, Pixiv. Si chiama così. Intanto io sto scrivendo, aspettate un secondo. Posso anche darvi il link del mio, così lo andate a vedere. Ultimamente non ho Ok. mai come si dice? Non ho mai aggiornato, quindi. Oh, error. Non si possono mettere link su questo YouTube? Vabbè, Sai che non lo so, non credo, però adesso freghiamo tutti. puoi metterlo tranquillamente nella pagina dell'evento. Lo Sì, no, pubblichi lì. insomma. Sì. Aspetta, qui niente. Serena mi dice che ha semplicemente un painting. È un cavaliere. Giustamente dice, è giusto un cavaliere. Niente, quindi fondamentalmente voleva L'uso personale. rappresentare diciamo, un cavaliere, quindi con tutte, diciamo, i luoghi comuni del caso. Quindi in questo caso mi sembra di intuire che sia un cavaliere abbastanza un vecchio cavaliere, quindi con la barba, insomma, abbastanza cattivo, quindi dovrebbe, presumo, esprimere anche, che ne so, Oh, non so. esperienza, quindi che ne so, avrà cicatrici,
essendo un vecchio cavaliere, io me lo immagino così, quindi. Ah, ho scritto la cosa sbagliata. Vabbè, faccio solo questo che ci riprovo. Niente, poi posto il link dopo. Senti, ma perché poi ci ritroviamo di fronte al problema cioè, come lo farei io? E Eh beh, questo è il problema. sì, alla fine è quello, non è che. Che è una cosa diversa, nel senso che insomma non è che posso fare un disegno adesso e far vedere. Su questo qui, sai, quello che voglio dire io è che se devo trovare degli errori, insomma, non degli errori, insomma, se dovessi trovare delle cose da dire per aiutare, dovrei sapere esattamente. A livello proprio di base di disegno, ci sono un po' di cose che io avrei fatto leggermente, insomma, diversamente. Io posso darti questi consigli qua, nel senso che, per esempio, se qua cioè lui di per sé è molto piatto, cioè non ci sono quelle Sì, parti di ombra che ti aiutano a far uscire se un oggetto è più vicino alla camera o più lontano, non ci sono quelle zone d'ombra che ti aiutano a far capire questo. Allora, vedi questo mantello qua che aiuta molto, perché il mantello è il tessuto, è una di quelle forme materiali che ti aiutano molto. Vedi come scende molto dritto? Il che significa che, aspetta, io ho disegnato addirittura questo, il che significa che il braccio è da qua a qua, passa attraverso uno spazio che appiattisce molto il disegno. Allora, teoricamente dovresti aver fatto o dare un effetto più di... Si poggia, diciamo, che il mantello va a appoggiarsi un attimo sul braccio, magari qua è più vicino al corpo e qua un po' si allontana, quindi hai un'ombra un po' di questo tipo. O se invece volevi tenere il mantello dritto, devi fare il braccio e il corpo doveva essere tutto molto più, diciamo, all'interno. Sì. Non so se mi spiego, sono un po' Sì, no, 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 incapace di sì. insegnare, però No, no, tutto chiaro. una cosa così che ti aiuta a far capire che il braccio sta venendo da lui, è piegato. Non so se, ecco, insomma, se mi sto spiegando, facendo capire, spero di sì. Sì, però adesso. E il mantello viene dritto, insomma, il corpo è un pochino più... Io sto muovendo le mani qua come se voi poteste vedere il corpo è più piegato così però voglio dire sì, il corpo Puoi mettere è... la webcam se vuoi. No, 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 non ce l'ho, poi per carità non vuoi Alzati in piedi e facci vedere. che poi boh, ma queste sono delle cose che secondo me mancano un pochino, diciamo che Lo volevo dire già ieri, poi ho dato uno sguardo un po' ai disegni che ha fatto. Mi sembra quasi che manchi un vero e proprio lavoro di reference. Cioè, non lo so, mi sembra quasi come se fosse Secondo me, stato. allora io non so Cosa? se questo, allora, io non so se questo è il disegno più adatto per giudicare una persona o meno, però se io dovessi giudicarti da questo disegno direi che più che una reference di, che ne so, di cavalieri, di ferro, di materiale, o per esempio, non Anche so posizione. se ecco sì, io direi che quello che manca qui è totalmente la costruzione di base insomma, della figura dell'uomo, perché se tu hai una costruzione di base buona, allora tante cose ti vengono più facili, nel senso che ti verrà più facile capire come cade il mantello o come gira questo pezzo, solo quello, come monta come monta l'elmo, come monta. Allora, vediamo di. Vedi, allora già Lì già, più o sì. meno il collo, io l'avrei fatto tipo così.
Certo che tu dirai sì, ma la spalla, cioè lo spallaccio, le cose, però il corpo deve essere comunque più piccolo della figura, perché poi dopo l'armatura Da sopra. si andrà a vedersi sopra e quindi fa niente se dà quell'idea adesso. Ecco, se c'è una base così, allora sì, ti viene più facile disegnare poi il pezzo che andrà qua, il pezzo che invece andrà qua. Ah beh, sì, vero. Questo che voglio dire, insomma, voglio solo. Se andiamo a mettere poi dopo l'armatura qui sopra. Prima ho reso, penso di aver reso l'idea senza stare. Sì, è ovvio che poi dopo puoi andare a vedere come fare come si dice in Italia, il drappeggio, puoi Sì. andare a vedere delle reference di costumi, magari anche di teatro, costumi anche, io uso molto tipo anche i costumi di carnevale, vanno benissimo, insomma. Vedere un po' come cadono determinate cose, come si muovono determinate stoffe sul braccio, sulle cose. Bon, so che non si capisce niente alla fine, però No, invece si capisce. il concetto di base è quello. Al momento sembra un po' piatto. Sì, è con una costruzione poco sorda. Sì, generalmente una costruzione sotto più di base avrebbe aiutato a fare insomma il disegno, quindi dico che in generale mi sembra un po' piatto. Io lavorerei su quello per cercare di dargli un pochino più. Il braccio sicuramente deve venire più in avanti, più fuori rispetto al corpo. L'armatura anche producerà un'ombra tipo qui, la testa di anche producerà un'ombra qui. Poi è bello perché poi dopo fai questi colpi di luce che poi ti possono aiutare a far uscire le forme di più. Questo magari più, un pochino più avanti, quindi gli diamo dei colpettini di luce. E a me piace molto fare le cose un po' finte, nel senso ghirigori così, No, quello sembra pure a un me. cavolo, ma ha fatto dettagliato. E invece. Invece Un'altra no, cosa che noto di devo. questa immagine è che è abbastanza monocromatica, che non è neanche un male, però forse si poteva scegliere una. Forse, vabbè, io personalmente avrei fatto magari una palette di colori un pochino più contrastata, ecco. Almeno se metto un giallo, ad esempio, io odio mettere il giallo. Diciamo quello pieno che tende quasi al verde, ma preferisco tenere un giallo ancora più caldo invece tendente all'arancione, al rosso, e dall'altra parte col complementare il viola e un blu, per cui colori più freddi. Sì, per me parli di fantascienza, perché io sapevo già complementare per me è un parolone, non so, io più o meno No, beh, vado questo qui me l'ha suggerita Sergio, perché è lui quello tecnico, proprio. Il dotto! quindi Io ho fatto anch'io altro sono che fatto così. carbonara, Altro allora non che. cambia, no. No, però vabbè, ad esempio, visto che in questo caso i colori, cioè tu ti fai una palette, diciamo, in testa, ti ispiri ai lavori di altri, a un lavoro che magari ti Allora, adesso vi spiego piace. un altro trucchetto che faccio io. Io sono veramente negato a colorare e sono uno di quelli che ha cominciato con tipo l'overlay, il soft color, tutto quello che ti permetteva di cercare di trovare una soluzione che ad hoc, cioè cambiando un po' di cose, vedere un po' se trovavo un colore che mi piaceva, ma Ok. io sono uno di quelli. Ultimamente invece sto facendo un'altra cosa.
Per quel lavoro che sto facendo proprio per testivo ultimamente, stiamo facendo un po' di tutti, che non posso valere, penso. No, beh, se non rischiamo, se non Vabbè, è... abbiamo Non è... fatto vedere quelli di qualcun altro che 50.000 volte. Però vabbè, faccio solo vedere allora, ipotizziamo adesso questo disegno che ho davanti, e io mi apro, non un cloud, io mi apro, queste vedete che qua io ho tutti i lavori di gente che magari, cioè, vedi come cavolo ha fatto questo, come cavolo ha fatto questo, come... allora ce l'ho sempre quando sto lavorando su Sì. qualcosa che ha la stessa tematica, o gli stessi colori, vado sempre a Ma perché guardare. abbiamo la stessa cartella delle reference? Vabbè. No, no, questa non è, attenzione, non ho la cartella di reference, perché io ho imparato che la cartella di reference non mi serve a nulla, la riempio di cose che poi quando mi serve qualcosa non la trovo mai. Quindi io Uguale, se l'ho anch'io. trovata una volta, lo trovo la seconda volta, non è un problema. Però ho la cartella del progetto, nel senso che se io ho un progetto su cui sto lavorando e c'è qualche autore che mi ispira da quel punto di vista per quel particolare progetto perché era riuscito a fare il materiale in una certa maniera, i personaggi in una certa posa, una cosa così, me li vado a ricercare, me lo vado a rivedere, anche perché solitamente da quando l'ho visto io l'ultima volta ad adesso è cambiato, c'era cose più fighe da andare a vedere. E quindi ritorno sul suo sito, sul suo blog, quello che è, e vado a vedere quello che mi serve, prendo, copio e incollo, lo metto sul mio Facebook, nella cartella del lavoro, e poi c'ho quel programmino lì che ho visto che qualcuno addirittura ha segnalato l'altro giorno sul vostro ref board che uso e mi tengo tutte le cose lì davanti, che alle volte non sembra, ma anche soltanto averlo lì e aiuta, cioè sembra quasi come se fosse quando uno smette di fumare l'ultima sigaretta, non la butti mai, cioè ce l'hai lì, se hai bisogno dai, butti un occhio e vedi come cosa succede. Però ecco, diciamo che per il colore volevo farvi vedere una cosa, ecco. Allora, io ho questo che è il mio cagnolino. E cosa faccio? Per esempio, Bella io. schiena, va? Scusate il momento No, emo no, io. non hanno, i miei cani non hanno nome. Ok, ah, già è E vero, Madonna, è vero. non hanno nome più che altro perché, insomma, che dobbiamo fare? Li chiamiamo cani. Cioè. E allora. E poi non devi neanche chiamarli, vengono da soli sempre. Allora, quello che. Per esempio, un progetto che sto lavorando adesso, questa palette di colori a me piaceva molto, l'ho trovato molto adatto. Allora, lo prendo, vado su Filter, vado su Ok. Pixelate, pixel in italiano penso, Sì. e vado su Mosaico. Che per quelli che non lo Ok. sanno, ma penso che lo sapete tutti, quando guardate quei film osè giapponesi, c'è sempre quella cosa mosaico che non vi fa vedere la parte migliore del film. Ecco, quello che volevo dire. Quindi ve lo spiego come se non lo sapete, però voglio dire. Oh, facendo lo mosaico, io ottengo tutti questi quadratini, cioè, Sì, ovvero i questa è una colori. tecnica che uso anch'io. Quello che succede qua ve lo saprà spiegare meglio Sergio, però io immagino che quello che fa è campiona la maggioranza dei colori, come si dice, il colore primario che c'è in quell'area di quel quadratone e lo usa come colore principale, nel senso che in Sì. questo quadratone qua c'era più questo marrone qui e quindi è diventato unicamente di questo marrone. Può darsi pure che c'era un po' di giallo, un po' di verde, quello che era, ma siccome ce n'era così poco è diventato un unico quadratone. Cosa Ok. faccio io adesso? Volendo posso ridurre il numero o aumentare il numero dei quadrati, nel senso che se li aumento. Avrei una palette più ampia. Ah no, non aumento, scusa, i quadrati, aumento la grandezza del quadrato. Quindi se lo diminuisco mi avvicino di più all'immagine originale e Sì. più aumento quei pixeloni vedete, più si riducono il numero dei quadratoni. Oh, più o meno forse a questo livello qui io mi fermerei, guarda. Tipo così, e allora cosa succede? Che io i miei colori scuri io andrò a prendermi questo grigio qua e il colore più chiaro andrò a prendermi proprio questo giallo qua. È quello che faccio. Se devo fare poi devo andare a prendere, devo fare dei palazzi, userei questi colori grigi e il colore più scuro sarà questo, il colore più chiaro del grigio sarà questo. E io mi muovo così, vedo che c'è un verde e quindi andrò a usare questo verde da qualche parte, nel senso ce lo metterò nel disegno per cercare di ottenere quel color palette. È ovvio che non è che sia una scorciatoia allucinante questa, però già mi risolve il problema di dire quali colori stanno bene insieme. Insomma, non rischiare, io poi sono uno che
capace di mettersi una camicia rossa su un completo verde, quindi sono adatto a queste cose qua. È vero, parlo di classe, ve lo posso assicurare. E vedo queste... Beh, insomma, faccio questa cosa qua adesso. È ovvio che io lo faccio, ultimamente lo sto facendo con le mie foto, perché mi piace proprio l'idea di dire, boh, questa illustrazione pubblicata su questo libro, o usato per questo gioco, o in questa card qui, è il mio cane, è la palette colore del mio cane. magari è figo, però va benissimo anche con altre illustrazioni di altri, cioè prendetevi dei pittori che quelli sono, cioè, bravissimi, e quindi prendetevi dei grandi pittori, grandi maestri, e potete fare la stessa cosa sui loro disegni, per cercare di limitare e cercare di capire quali sono quelle palette. Poi c'è un altro sito, c'è proprio un sito che è... Tra le palette colori? Sì, c'ha le palette colori dei grandi film, di questi screenshot, di questi... anche quello è bellissimo. Aspetta, è più o meno la stessa logica, solo che ve le mette proprio in ordine di gradazione alla fine. Però tieni, è praticamente questo, insomma, alla fine. E poi dopo Steve ve lo mettono in link. Steve ve lo mette. No. Allora, chiaramente, ecco, una piccola cosa, visto che magari alcuni utenti, visto che sono le 7:30, stanno iniziando a dire, molto interessante, ma ho una fame allucinante. Io ho coscritto su YouTube, portatevi la cena davanti allo schermo, così iniziate a fare pratica con il lavoro di concept artist. La palette della cena. No, esatto, perché così cenerete davanti allo schermo. Perché non è che ci potete adesso. A parte gli scherzi, devo dire che in questo lavoro qui sì, effettivamente lavori a degli orari assurdi, specialmente con i fusi orari, se c'hai meeting, però mi raccomando, ragazzi, qualunque cosa sia, cioè, cercate di bilanciare, di staccarvi dal monitor, di fare qualcosa, cioè di staccarvi dal lavoro, non sentitevi obbligati a disegnare per cercare di migliorare il più velocemente possibile fino a morire, cioè anche se vi siete chiusi in casa da soli, staccatevi un attimo, giocate con i videogiochi, insomma, leggete un libro, sennò non andate da nessuna parte, è inutile, sì, assolutamente, non vale assolutamente la pena, cioè, piuttosto. E una cosa che io trovo nel mio processo di lavoro, che trovo molto... Io inizio, faccio gli schizzi che mi piacciono da far paura, e incomincio a fare il rendering e vedo che già mi vedo un disegno che farà esplodere tutti. Arrivo a quel punto che mi fa veramente un schifo, cioè arrivo a un punto della produzione in cui il mio disegno, quello che ho davanti, mi fa proprio schifo. Allora, sì. Cosa consiglio di fare? Quello è il punto in cui uno dice, basta, lo solitamente cosa si faceva? Si cestinava, se ne iniziava un altro. Quando uno... Il problema è che quando lo fai come lavoro non te lo puoi permettere. Beh, certo. Però vi posso assicurare che quello stadio lì, brutto, mi fa schifo, così, c'è sempre. Ed è uno dei passaggi più importanti della produzione, perché è sorpassare quel punto lì che poi dopo ti aiuterà a crescere. Quindi se voi vi trovate in quella situazione che vi trovate, ma mi fa schifo, ma qualcosa, dovete essere solo contenti, dovete dire, mi fa schifo, meno male, va, perché non è, perché sennò, cioè, a dire che il disegno è bello basta farlo vedere alla mamma, la mamma dice sì, certo, mio figlio, bello, però altrimenti no, dovete essere voi a dire questo non mi piace e affrontarlo, non buttarlo via. Una cosa che funziona moltissimo è spegnere il computer, tornarci il giorno dopo, perché io tantissimi lavori mi facevano schifo, sono tornato il giorno dopo e dicevo, ma come mai mi faceva schifo? Non lo so, insomma, lo affronti con un'ottica diversa, allora cerchi di cambiare le cose, però sei più rilassato, ecco, diciamo che non sei stressato, non sei come, non riesci a capire cose, lo prendi, lo lesci, torna il giorno dopo, riguardalo e vedrai che... C'è da dire che quello che è successo a me, per esempio, è che molte volte mentre disegno non mi rendo conto, per esempio, degli errori che faccio, e continuo. Vabbè, là vale tantissimo quel metodo, quello là di flippare sempre l'immagine costantemente, per cui va bene, no? Cioè, tu la prendi, la giri, però voglio dire, alla fine di una giornata intensa di lavoro c'è sempre l'occhio un po' viziato dal disegno, quindi non riesci mai a
a vedere qual è il vero errore. Per questo, secondo me, effettivamente staccare o iniziare, magari iniziare un'altra cosa completamente diversa e poi rimettersi sopra, sì, assolutamente. A me ha aiutato tantissimo. A me ha Sì, aiutato è veramente tanto. fondamentale, sì. E poi è ovvio che ognuno si trova in determinate situazioni che si può permettere di trovare determinate soluzioni. E vi posso assicurare che quando lo fate come lavoro proprio a tempo pieno, ogni cosa Sì, che viene limitata quella cosa. iniziata va finita, cioè non te lo permette di rifarlo. Una volta che avete intrapreso, avete buttato 20 ore su un disegno. L'ostacolo va superato, cioè c'hai quella necessità. Facendolo, lasciandolo per un po' una notte, andando a vederlo il giorno dopo, aiuta a sorpassare quell'ostacolo in maniera. È per questo che vi consiglio: non tenete mai qualcosa per l'ultimo momento, perché sennò siete costretti ad affrontare quell'ostacolo, in quelle ore che vi rimangono, o in quei giorni che vi rimangono, e quella cosa di essere costretti un po', vi impedisce di trovare la soluzione migliore. Andate a trovare la soluzione più veloce, che non è mai detto che sia la migliore. Quindi cercate di tenere tutto, la deadline, cercate di segnarvela. Se vi dicono che consegnate il 10 del mese, voi dovete averlo già finito il 5. Insomma, tenetevi quei 5 giorni buoni per andare a rivedere, che se no è un peccato. Diventa tutto un po' più difficile. Già è un mestiere difficile, e poi se te lo devi complicare da solo, cioè, non vale proprio la pena. Cioè, quello che si può fare da parte nostra, da noi, dove siamo noi sotto controllo, conviene farlo. Quindi non... Se, cioè, mi sembra di essere il mio dentista, insomma, che mi invece raccomando, della lavati produzione i denti, mentale mi inizia da ora. raccomando. Sì, però è vero. Volevo chiederti una cosa, anzi, più di una, però vabbè, partiamo da questa. A un ragazzo che comincia, che tipo di consigli puoi dare? Proprio di allenamento, cioè per educare, che ne so, la mano, cioè, perché magari si disegna, però senza, diciamo, Io ho senza sempre avuto una mano concretezza, un maleducata, progetto. devo dire. Beh, troppo educata. Io no, purtroppo sì, devo dire che non avendo fatto studi artistici o insomma, non avendo un background classico da artista, vi posso dire solo quello che ho fatto io, poi ognuno Vai, fa. sì, no, siamo qui apposta, cioè la cosa interessante è quella. Come ho detto prima, io mi sono chiuso in casa. Quasi per 2 anni, avevo la fortuna di avere la ragazza all'estero in quel periodo, quindi non dovevo uscire troppo. Avevo la fortuna, insomma, avendo fatto questo un altro lavoro per tanti anni, non avevo problemi economici, quindi non, sai, è difficile da dire che possono farlo tutti. Però i giovani molto spesso, sai, studiano, sono a scuola, quindi magari riescono a chiudersi in casa se vogliono. E da lì io ho studiato, nel senso che ho studiato tutto e tutti, devo dire. Cioè, c'erano un sacco di corsi in quel periodo, non corsi, comunque c'era un periodo in cui i live stream erano molto di moda, quindi c'erano, e non si pagava niente. Adesso vedo che gente anche solo 5 dollari per imparare una cosa, sembra ridicolo. Cioè. loro hanno imparato da gente che gli ha insegnato gratis, e adesso che sono diventati bravi si fanno pagare, capito? Quello che io avevo quel periodo lì, un sacco di live stream che sono sicuro ci sono ancora in giro, nel senso che i live stream vengono conservati e guardavo la gente cosa faceva e come lo faceva, cioè guardavo il monitor, allora volevo capire. Io non sapevo usare neanche Photoshop bene, quindi non solo dovevo imparare a disegnare, dovevo imparare a usare Photoshop, dovevo imparare. E mi ricordo che Kai Kotaki una volta spiegò come che usava questa specie di gamepad lui per lavorare, e insomma ci ho provato e l'ho comprato online, e quando mi è arrivato già lì ero contento, cioè ho incominciato a usare questo attrezzo che mi ha velocizzato una cosa in maniera. Io ero molto coinvolto in un sito che si chiamava concept.org, e c'erano dei talenti lì, ma io vi parlo proprio di 15 anni Ah, fa, sì, insomma. C'erano delle persone che adesso sono
nomi grossi, ma che allora invece erano, cioè, avevamo i nostri sketchbook, le cose. E io mi ricordo, c'è un artista che si chiama Matt Dixon, è veramente bravo. Okay. Io la prima cosa che pubblicai su conceptart.org, dove c'era la sezione per i lavori finiti, pubblicare i lavori finiti, il primo commento fu quello di Matt Dixon, e mi distrusse, cioè mi polverizzò, cioè mi fa... E devo dire che quella è stata la cosa che mi ha cambiato la vita, nel senso che mi serviva, non mi ricordo adesso, però mi ricordo che mi criticò moltissimo, giustamente, perché se vado a ritrovarlo quel disegno fa veramente schifo. Però okay. Erano le cose che dovevi sentirti dire per... poter andare avanti, sì. Sì, per poter andare, perché cioè, è giusto, cioè, è così. A me, ai miei occhi, magari quel disegno era figo, cioè, sapevo che non era all'altezza degli altri, così, beh. Però sai, arriva uno e ti dice, uno come Matt Dixon, che allora magari era meno, ma... però era tanta roba, e ti diceva, oh, ma che cazzo hai messo? Cioè, ti rendi conto, hai visto chi altro ha pubblicato, hai visto il lavoro degli altri, cioè, vedi qua e ti presenti con sto coso, cioè, un tipo così, no? Tipo, e poi dopo mi ha mandato un messaggio spiegandomi che cosa era, che cosa non era, insomma, che dovevo fare. Però voglio dire, cioè, boh, io sono cresciuto in quel periodo lì e sono contentissimo che c'era Conceptart.org e tutto. Però sì, ti chiudi in casa e vivi solo per quello, per migliorare il più possibile. E mandi, poi dopo cominci a mandare, fai pezzi per il tuo portfolio. I pezzi per il portfolio devono essere pezzi totalmente finiti, anche solo 5 pezzi vanno benissimo. Ipotizziamo che vuoi andare a lavorare per Wizard of the Coast e fare le illustrazioni per Magic the Gathering. 4-5 illustrazioni vanno più che bene. Devono essere completamente finiti, però non devono essere a fare nascondo una cosa qua, non faccio intravedere la cosa là, no, deve essere tutto perfetto, devono essere i pezzi più forti che uno, li mandi e ti rispondono. Cosa succede da lì se non ti hanno preso? Ti rimetti, ti risiedi, rifai altre 5 illustrazioni, cerchi di capire cosa non andava bene, cerchi di imparare quella cosa lì, cerchi di migliorare quell'altra, che poi in realtà dentro sai benissimo cosa non andava bene. Sono tutte le cose che cerchi di non disegnare, sono tutte le cose che cerchi di nascondere, sono tutte quelle sono le cose che non vanno bene. Le fai, le rifai, boom, altre 5 tavole e le rimandi, e boom, e via. Lo fai con una società, lo fai con 10, lo fai con 20, lo fai con 30, alla fine arriverà il lavoro, se ci sono i miglioramenti, insomma... il lavoro arriverà. E ogni tot tempo, ogni tot mesi rimandi la mail chiedendo, ricordando, specialmente se hai un cliente, se hai una persona per cui hai fatto un lavoro, se c'hai un cliente, anche solo il primo cliente, dopo un po' lo richiami, lo risenti, ti fai vivo, insomma, alla fine lì è come se davvero, ragazzi, ci avete un bar, un ristorante, una cosa, ci avete i clienti, insomma, dovete gestirli bene, farli sentire comodi a casa e tutto, stessa cosa. Quindi io questo dico, questo ho fatto io, mi sono chiuso in casa e ho disegnato, ho lavorato, gli amici ciao ciao, non mi venite a rompere, telefonino spento, tanto voglio dire, se devo uscire a bere fino a star male per poi dovrò cosa riesco a fare, cioè me ne sto a casa, sto tranquillo, poi il tempo, i giorni ci saranno per divertirmi, però ho preferito. In realtà bevevamo a casa, adesso. Sì, no, ma poi io l'ho fatto dopo sto lavoro, quindi in realtà avevo già bevuto l'impossibile prima. Cioè, quindi voglio dire, me l'ho già. Però no, comunque a parte gli scherzi è così, cioè bisogna dire proprio ciao ciao a tutti. Okay. Ma anche alle volte anche a quelli che ti chiamano per dirti mi fai sta cosa, mi fai sto favore, mi fai sto. Certo. No, sì, c'è un periodo per un artista in cui deve poter dire no. Non lo posso fare perché devo disegnare, devo lavorare, devo migliorare, devo imparare, non posso farti sto favore. Cioè è un periodo che insomma va fatto. Perché sennò la gente non. A parte della gente, cioè se vuoi che gli altri ti prendano seriamente, devi essere la prima persona a prendere seriamente e a fare le cose in maniera seria. Se no, niente, farai quello che farai i disegnini e boh. Basta, certo. E invece l'altra cosa che ti volevo chiedere, magari sull'altra immagine, quella dell'elfo oscuro di ieri, visto che me l'hanno chiesto anche altre persone di chiedertelo, il rendering della pelle, dei materiali, ecco,
Cioè, come tu fai quel tipo di lavorazione? Come lo faccio Qual è il io, tuo nel senso che... metodo? Ah, qual è il mio metodo? Sì. Magari applicato appunto a quell'immagine lì, così vediamo proprio come lo fai. Oibò, a farlo adesso mi viene facile, nel senso che ho fatto un determinato tipo tante volte ho fatto un determinato tipo di studio, di cose che mi permette adesso di capire un po' come è fatto il metallo o come sono fatte certi tessuti e cose. Però in realtà il processo forse è più interessante, nel senso che Beh, a io quello che che pensi che sia di lineare meglio. la pelle. Quello che facevo io, mi ricordo molto, era prendere un'immagine di qualcosa. Mi ricordo questa cosa qua dell'arancia, non so perché, ma. Immagine. Allora, quello che facevo io, prendevo molto le foto, per esempio, prendevo un'arancia, perché l'arancia ha questo puntinato, cioè in questo caso per fare, se devi fare mostri, creature, alle volte sì, puoi andare a vedere effettivamente come è fatto un serpente, come è fatto una cosa, però alle volte è più interessante anche andare a vedere qualcos'altro nella natura. Io mi ricordo che presi questa arancia e mi misi e la studiai, nel senso che avevo fatto proprio ridisegnato l'arancia. Siccome io ero negato a colorare, mi facevo il color picking che mi fregava. Andavo a vedere un pochino dove erano i colpi di luce per farmi questa arancia. Ora, quello che succede è questo, che è quel puntinato, come potete vedere voi sull'arancia. Allora, io piuttosto che andare a fare solo i puntini uno per uno dove potevano essere, è ovvio che cercavo le soluzioni, dovevo trovare dei metodi che mi aiutassero a velocizzare la cosa. E mi ricordo che facendo questa arancia qua feci usai un overlay, mi ricordo, con un brush a puntini, che più o meno è abbastanza standard, quindi penso che ce l'hanno tutti. Io fra 50 e 20 non so più dove niente. Allora un attimo, eccolo. No, eccolo. È questo? Attimo, lo troviamo. Vabbè. Vabbè, che mi frega, anche se non è proprio puntini puntini, se ne Sì, prendiamo un'altra. giusto per... Sì, mi sembra strano perché è un brush molto comune. Vabbè. Mi dispiace, non lo so. Sì, è uno di quelli standard. Non sto trovando, vabbè, lo facciamo, non è un problema. Vabbè, quello che è. Allora, ipotizziamo che questo qua sia un puntinato. Che porca miseria era. Sì, è uno di quelli standard, però no. Ah, no, qualcuno di quelli. Guarda, se vedete che vi dico, prendo questo qua. Tagliamo la testa al toro. Esatto, però gli devi forse modificare la... Ecco, No, vabbè, bravissimo, facciamo lo così. spessi. Bravissimo! Allora, io mi ricordo quello che facevo. Mettevo questo overlay, andavo a prendere il colore più scuro, gli facevo questo puntinato sopra. Puoi ingrandire un po' Ah, l'immagine, scusami Paolo. sì, scusa. Ok, meglio.
andavo a prendere il colore più chiaro. Wow, nice. E poi andavo a cancellare lì, nelle zone di ombra più scura, tanto è solo in overlay e nelle zone di ombra più chiara. Si andavano a perdere, insomma, questi puntini. E mi ricordai che quando feci questo studio qua, mi rimase impressa questa cosa qua dell'arancia, che ho detto, oh guarda, ho ottenuto questo effetto dell'arancia in poco tempo. E allora quando faccio la pelle di un orco o una creatura, sfrutto molto questo overlay, cancellando lì dove penso che la texture si veda meno. Una cosa che aiuta moltissimo è raddoppiare questo overlay. Ah, ecco. Addirittura ecco. Questo lo mettiamo su normal, guarda. Siamo giusto di un paio di pixel in giù, un pixel di qui. Vabbè, in questo caso i puntini sono molto grossi, quindi. Però Sì, dà l'idea sembra di. Raffanello. Sì, no, però si è capito il senso. Dà l'idea di spessore all'oggetto. Eh sì, Quindi mi ricordo che sì. questa cosa, quando feci queste prove così, mi ricordai che questa cosa me la devo ricordare perché la devo usare poi dopo per la pelle Te sulle la sei varie discordata. No, ma adesso effettivamente quando mi trovo a fare il texture, io faccio l'oggetto che è di base, che può essere un braccio. E lavoro di, come si dice, di values, tipo di chiaroscuro. Una volta che mi sono definito i Ok. chiariscuri della zone d'ombra, come ho fatto con l'arancia. E colpi di luce dove. Dove andrà la luce e così via. E poi vado a dargli il discorso di prima, che magari con un overlay. Devo incollare questo. Provo una texture che potrebbe essere tipo questo. Tengo in overlay così. Ma vedi che ho sbagliato. Poi vado a cancellare dove so che si vedrà un pochino meno quella texture. Hai capito cosa voglio dire, no? Sì. E boh, più o meno diciamo che queste sono la cosa guida, e poi dopo da lì è ovvio che devi fare un po' di. Adesso siamo molto vicini, quindi è tutto molto pixelato, però. Da lì vai ad aggiustare tutto quello che vuoi aggiustare, insomma.
Voi dite un arancione, io non l'ho mai visto, però. Voglio dire, i Simpson sono gialli. Però diciamo che come primo passaggio di texture, a me l'overlay è sempre funzionato bene questo metodo, insomma. Adesso cosa succede? Questo all'inizio, perché adesso invece più o meno so qual è il render finale che mi serve E quindi e vai. vado direttamente a dipingerlo un po', piuttosto che cercare di... Però all'inizio insomma, non avevo queste capacità, sono dovuto andare a vedere un po' come erano fatte le cose. Sono andato un po' a imparare a fare. C'è un'altra domanda, anzi due. Una un attimino, anzi ti faccio prima questa. Ci sono alcuni ragazzi che magari vengono dal fumetto, quindi sono abituati a disegnare, a fare il disegno e poi a colorarci sopra, no? E quando vedono soprattutto i lavori di concept art, con appunto la gente che, come me, come te, come tutti... Gli altri fanno questa serie di pennellate grezze, no? Può sembrare banale, ma alcuni di questi ragazzi, e non è la prima volta che me lo chiedono, vogliono sapere, cioè, con quale criterio, in che modo vado a fare quelle passate, perché quando le fanno loro gli sembra soltanto un ammasso di schifezza, che no, in un senso semplicemente vanno a ripassare, a ripassare, a ripassare più e più volte senza andare poi al punto. Sì. Poi ti faccio l'altra domanda che è semplicemente un piccolo riassunto che mi ha chiesto Nefrite. Vai. Ah, scusa, vado io. Allora, quelle pennellate, quelle cose lì, insomma, che uno scrive, non sono lo step iniziale, sono il prodotto finale. Il prodotto finale di un percorso, nel senso che mi sembra che l'ho detto ieri. Per riuscire a fare bene quelle pennellate che funzionano, quelle poche pennellate che funzionano, uno deve essere in grado di fare lo stesso prima, deve sapere esattamente quello che sta disegnando, di disegnarlo veramente bene. Nel senso che, dicevo ieri, mi sembra facevo l'esempio che se uno sa disegnare veramente bene un triangolo, con tre lati, ma è veramente bravo, poi dopo riuscirà a farti vedere lo stesso triangolo disegnando solo due lati, e magari alla fine è così bravo da fartelo capire che c'è un triangolo lì nel tuo disegno con una sola linea. Però non è che tu guardi questo artista bravo che lo fa con due lati e lo fai anche tu, cioè, no, prima devi, senza sapere come è fatto un triangolo, prima devi saper fare il triangolo e poi puoi andare a provare a farlo come l'ha fatto l'altro artista. È proprio da lì che nasce il proprio stile, il proprio modo di fare le cose. Allora, chi i ragazzi che fanno fumetti l'hanno visto 20 miliardi, milioni di volte, come ho visto io, i cloni di Adam Hughes. Ah, sì, Allora, la voglia. Adam Hughes è bravo a fare quello che fa, perché è bravissimo con i chiaroscuri, a fare le ombre, allo studio di foto, e cioè, è per quello che riesce a fare quelle cose. Se poi dopo uno va e prende Adam Hughes in bianco e nero, inchiostrato, e lo copia e cerca di imparare da lì, è ovvio che poi appena cambia un attimino la posa fa schifo, cioè, voglio dire, cioè, perché quell'ombra lì, Sì, è vero. hai sempre copiato quell'ombra, hai sempre fatto in quella maniera lì, cambia una cosa e l'ombra è finta, di un finto inimmaginabile. Però se fai quel primo piano, quel tre quarti alla Adam Hughes, fai l'ombra più bella del mondo. Il problema è lì che... E questo è il discorso della comfort zone. Sì, ma... Sì, Più o meno lì, no, no. io sto dicendo solo il passaggio per diventare come se voi magari vedete degli artisti di concept art che fanno delle. Chi è che c'è veramente bravo? Adesso mi sfuggono tutti i nomi, ma Steve li conosce tutti. Come si chiama quello lì? Vigus, Vigo. Vediamo. Lui è Boia Vigo. Boia Non mi ricordo. Comunque, Vigus. comunque ci sono degli autori della Steamboat che fanno Ah, degli. vai. Sì, Vai.
ti fa dei paesaggi con due che se vai a vederlo vicino sono Tacchifetti, sì. scarabocchi, no? Che se vai ad ingrandire. Però l'immagine finale è spettacolare, cioè. Allora, se uno cerca di copiare lui, dice io voglio disegnare come lui, e allora incomincia a vedere, ah, vedi il tetto l'ha fatto con uno scarabocchio che va un po' così, un po' colà, lo faccio anch'io un po' così, un po' colà. E non va bene, cioè devi capire perché l'ha fatto così. Allora devi andarti a vedere un Un tetto vero. tetto vero, sotto quel tipo di luce, in quell'ambientazione così, e allora riuscirai a capire perché l'ha fatto così, perché il tetto è lontano, allora non si vede bene, va bene farlo solo così, cioè, ecco. Però se impari a fare il tetto così, ovvio che poi se il tetto cambia un po' di forma, cambia un po' di posizione, ti troverai a fare esempio il tetto così, cioè, metterlo in quella posizione, non vuoi cambiare posizione perché... Quindi io dico agli aspiranti fumettisti di non stare a preoccuparsi più di tanto di come vengono fatte certe pennellate o certe cose. Cominciate a, essendo fumettisti, immagino che magari siete più adatti a usare penna, pennarello e carta. Magari il primo approccio è quello di imparare a usare bene Photoshop, disegnando quello che avete sempre disegnato come l'avete disegnato, insomma, senza cambiare troppo lo stile. Ok. Effettivamente darà una sensazione diversa perché non c'è la carta, non c'è il pennello che tocca la carta o il pennino che si inceppa nella carta, Dalla e quindi carta, sì. mancano queste cose, mancheranno queste cose qui, ma quelle sono solo una questione di abitudine. Però disegnate quello che avete sempre disegnato: linea chiara, linea nera, inchiostrata, effetto pennellato, tratteggio, puntinato, insomma, tutto quello che avete sempre fatto a livello cartaceo, cercate di riprodurre, perché tutto questo vi servirà non per il prodotto finale, ma per imparare a usare il mezzo, lo strumento, insomma, avvicinarvi più facilmente alla cosa. E poi da lì potete sicuramente, poi da lì, insomma, ci sarà l'evoluzione, insomma, una crescita, che verranno naturali per quelle persone che continueranno a farlo sempre, che verranno normale, poi ti verrà normale. È la stessa cosa che se uno faceva fumetti agli inizi del fumetto si chiedeva ma come ha fatto quell'inchiostrazione, come ha fatto quella cosa lì, come ha fatto quella cosa là, e adesso magari avete raggiunto un livello che dite, ah, ecco come faceva così. Sì, è facile. Era questa Comunque. cosa qua, si faceva, cioè, insomma, è la stessa identica cosa, insomma. E invece Nefrite voleva chiedere, chi ha chiesto, perché si è persa un pezzettino per un piccolo lag, un attimino un riassunto per quanto riguardava diciamo, il prepararsi diciamo, alla professione, quindi tipo il fatto di chiudersi in casa, lavorare, esercitarsi, eccetera, eccetera. Appunto, voleva sapere semplicemente se potevi ripetere appunto qual era la tua idea appunto per Sì, ma prepararsi. è una cosa che secondo me vale per praticamente tutto quello che è un mestiere che è anche una passione, okay? Un Hai sogno. fatto degli Poi esercizi particolari, ecco anche. gli esercizi di base, ecco, diciamo che gli esercizi di base è che bisogna conoscere, come si dice, tipo le cose basi dell'arte, cioè, non mi ricordo adesso il Sì, termine, però le c'è... Come si chiama? basi, Le sì, le basi fondamenta, insomma, delle. le Ah, cose fondamentali. fondamentali, fondamentals, ah, Le ok. fondamentali. E anatomia, prospettiva, chiaroscuro. Poi è ovvio che arrivi alla teoria del colore dopo. Però voglio dire, anatomia e prospettiva ci stanno tutte, cioè sono le cose più importanti. Almeno per me sono sempre state, specialmente perché mi sono specializzato un po' su creature e personaggi, più che su background. Però sono delle cose che, insomma, la prospettiva è anche lì nel personaggio, non è che non c'è. La composizione può essere anche lì solo nel personaggio, non esiste, non dice, non è che non vanno fatte, quindi le fondamenta vanno studiate tutte. In anatomia, prospettiva, di nuovo, insomma, questo, come qualunque libro di arte vi può insegnare. Poi la metodologia di studio lì, ognuno un po' si deve trovare la sua. A me ha funzionato molto bene disegnare la stessa cosa un sacco di volte, insomma, fino a che non sono riuscito a capire come erano fatte. Ecco, disegnare, 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 non c'è altra maniera. Uno come migliora a disegnare lo può fare solo disegnando. Questo è sicuro. Spero che, insomma,
essere stato, cioè è ovvio che non c'è nessuna soluzione, non c'è, come si dice, non c'è nessuna scorciatoia, non c'è nessun trucco magico, non c'è niente che io posso dire, io ho fatto così e così, se fate anche voi, cioè purtroppo no, 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 non funziona così in questo mondo, non c'è scorciatoia, bisogna mettere e disegnare a palla proprio. Ecco, a proposito di disegnare, qui gli utenti chiedono, ma io lo voglio vedere disegnare. E No, quindi. ma io voglio vedere disegnare Sgrunt. E chi è sto Sgrunt? Come hai fatto uno Sgrunt? Disegniamolo uno sgrunt. Allora, una cosa che io faccio quando disegno, e forse voi non ve ne accorgerete adesso, ma io metto musica. Ah, ecco, sì, è una cosa molto importante. Se io devo mettere musica, ma musica, ma anche musica che non mi piace, nel senso che tanto non l'ascolto, però mi serve un attimo per. Spero non dia fastidio allo Può stream. cantare Sergio, però, se vuoi. Vabbè, ho detto che va bene anche musica mi dà fastidio, ma non fino a questo punto. Vabbè, ti verrò a trovare. Ora basta. Cavolo, Sergio, tu sei un No, ma. grandissimo cantante, poi un Ma batterista. in realtà siamo tutti amici. Sono già sotto casa tua che ti aspetto, non ti preoccupare. Non sentite musica, no? No. No, okay. Poi io ogni No. tanto faccio degli stream, se ci conosciamo su Facebook, vedete, guardate quando faccio stream, Sì, boh, infatti per tutti potete vedere. quanti, appunto, sapete che Paolo fa in maniera abbastanza regolare dei live stream, per cui se volete vederlo lavorare, infatti io spesso e volentieri lo vedo di nascosto, per cui Oh, yes. Eh sì, e quindi cioè, ve lo consiglio perché veramente vedere come affronta ogni, diciamo, ogni situazione è molto molto interessante, anche se adesso lui magari ha anche un po' sminuito la cosa, ma perché sembra che dice ok, uso pochi pennelli così, cos'ha, però in realtà poi nell'atto lavorativo c'è dietro un mestiere, una professionalità che traspare dai suoi lavori. Per cui insomma, dategli un'occhiata. Non gli rompete i coglioni perché, come avete capito, è veramente cattivo, cattivo, cattivo. Quindi, Porca miseria. porca miseria. Il cattivissimo Paolo. Sì. Che adesso sei. Non risponde perché sta ascoltando la musica in questo Sì, momento. esatto, sì. Sì, perdonatemi, ma se Sì, vediamo no, no, se vai, tranquillo. disegno che volete vedere. Mi sto solo dando del cattivissimo, quindi. Esatto. Cioè, lui è più cattivo del cattivissimo me. È già bello, guarda, è già bello. Esatto. Come fa a fare delle cose già belle? Che non abbiano corretto gusto al cioccolato. Ecco. Fede Porpi dice: io di solito metto a musica tamarra per gasarmi. E non pensare che quello che sta facendo fa che quello che faccio mi sta facendo schifo. Ok. Che mette Art Jam, che adoro. Ah, sì, tu lo conosci Art Jam, Paolo? Cioè, lo so che nome ha di suo, mi sfugge sempre, anch'io lo conosco come Art Jam, però non. Penso sì, il nome. E qui c'è appunto Nefete che dice: andiamo a vedere Paolo solo se non mette quelle cavolo di canzoncine che mette anche Art Jam, che però adora. Vabbè, ognuno ascolta la musica che lo ispira Ah, di più. Art Jam è quello svedese. Ah, lui è bravissimo, No, lui usa. Quello che usa lo stile del Lazzo, no? mi sa di sì. O no? No, non mi ricordo più. No, lui è orientale, aspetta. No. Anche io mi confondo. Io pensavo che stavate parlando di un sito, pensate. Vediamo se è lo stesso che dico io. C'ha un nome particolare lui, adesso mi sfugge.
Lau, ecco come cavolo si chiamava, mamma mia, non mi ricordavo il nome. Ok, questo qui Paolo, aspetta. Te lo faccio vedere, lo riconosci subito. Ma non me lo ricordo perché era sconcertato Thorgarden. Mi sfugge solo il lavoro adesso. Mi sfugge specialmente la sua musica, devo dire. Metto musica tamarra giapponese. Stiamo rubando visibilità a Level Up, certo. Immagino che Jonas Derò e Wojciech Puss si stiano mettendo le mani nei capelli. Oh mio Dio! A saperlo, gli mandavamo un messaggio, dai. Ma adesso gli scriviamo. Sì, no, abbiamo capito qual è chi è l'autore. Solo che ci sta antipatico, ecco. No, poi lo andiamo a mettere il link. Oh, super nice. Ma tu in realtà, anche tu come me, non usi tantissimi livelli, perché anche io Ho uso incollato pochi pochi adesso. livelli. Un po' Ok. incollo. No, vabbè, ma no, in generale no, cioè perché ad esempio quando arrivi a 4-5 livelli magari inizia a incollare, però io ho visto gente che cioè, inizia a incollare solo dopo il 142esimo livello. Ah, no, io non. Cioè, dipende, anche alle volte dipende dal lavoro. Alcuni clienti vogliono tutto separato sui livelli, alcuni. Quindi, ma se disegno per me così, no, non sto a. Però se ti faccio vedere uno dei personaggi, che ne so, per un gioco giapponese, io ho fatto solo i colori, quindi mi veniva consegnato la linea, il disegno a linea chiara, no? Linea nera, e, cioè, solo per la linea di un disegno, solo per la linea ci saranno state qualcosa come 150 livelli, Madonna mia. solo per la linea. Non ti dico poi il colore cosa mi chiedevano. La linea, solo la linea, sono un personaggio in bianco in una linea, senza ombre, senza ombre nere, niente. La linea. Aspetta, c'è. La bravissima Federica che non, però non, ha postato qualcosa sull'evento, ma non riesco a trovarlo. Federica Porpora Anastasi, che è abbastanza conosciuta, almeno io la conosco. Però non riesco a trovare il suo post. Non riesco a capire dove sia finito. Vediamo se. Adesso noi ti stiamo guardando in live e io non posso fare a meno di notare che sei lentissimo. Eh no, lo so, lo dico ogni tanto. Vergogna proprio. Fai uso anche di diciamo Stupefacenti. di Domande. Ci avevamo messo a conto che queste cose non me le chiedevi, dai. Ma se no, gli utenti giustamente si chiedono: ma io come faccio ad arrivare a questo livello senza uso di stupefacenti? Non ho mai fatto uscire, perché da un'idea. Brutta Brutte un'ottima impressioni, pasta ai no, no. funghi.
No, stavo scherzando. No, aspetta, già mi sono dimenticato. Tu fai uso di foto a livello di texture, fai photo bashing. Cerco di evitare il più possibile quello, perché, no, ma non perché non sia un metodo che considero legale, queste cose qua, è che sono proprio negato, cioè, c'è niente da fare, io uso una foto, la metto, la incollo e mi fa proprio pena, non riesco a farlo, non mi piace il prodotto finale, quindi evito il più possibile, insomma. Poi ci sono delle volte che magari è proprio cliente che ti chiede di usare una determinata immagine che sia proprio, specialmente nei videogame, no? Che insomma, in qualche sfondo c'è la foto della moglie o qualcosa del genere che vogliono. E allora, no, vabbè, qualche parete, qualcosa. Allora prendi la foto e la metti lì, perché tanto per quante volte gliela fai il disegno ti diranno sempre: no, ma perché è un po' più così, è un po' più colà. Allora dammi la foto che faccio prima, per Esatto. dirti. Però se no, no. No, cerco di. No, devo dire che no, non lo faccio proprio. Piuttosto uso un texture che non ci sta per niente bene, ma lo disegno io. Specialmente quando faccio creature o cose, se devo fare, sai, tipo la pelle del serpente, che guarda, è una di quelle cose che mi porta via più tempo della. Ma davvero, ma piuttosto lo faccio io sbagliato, ma non riesco a prendere una foto. Ci ho provato, ma non cioè, con me non funziona. Non. Con me non funziona. Non riesco a fare. Cos'è questa cosa che stai facendo? Che No, penso potesse essere interessante. è solo per fare qualche sfondino così un po' opaco adesso, ma. Se vedi è fatto tutto a livelli, così questo pezzo qua che in realtà voglio che vada dietro, lo sposto. Sergio, sei ancora vivo? Yes. Ok, ma cosa stai facendo? Niente, sto guardando. Mi dite qua, io non sto guardando lì, non so quanta gente c'è, ma se comincia ad No, andarsene la gente vuol dire che sto no, tranquillo, tranquillo. annoiando. Non voglio annoiare nessuno. No, tranquillo, tranquillo, anzi. Vabbè che, voglio dire, adesso abbiamo raggiunto tranquillamente anzi abbiamo superato le 2 ore di streaming, quindi. Siamo ben oltre. Sì, ma voglio dire, nel senso, questa è probabilmente una delle parti che a molti interessava vedere anche. Qui, va, che figata. Lentissimo Paolo, Vabbè, porca miseria. guarda con quale arroganza mette quei colpi di luce. Porca miseria. Nellate arroganti. Mi chiedono, parti mai dalle linee, cioè dal disegno, oppure parti sempre diciamo, dai valori, insomma, a scala di Dalle grigi, masse. con, diciamo, dalle masse? Ma sinceramente dipende dal lavoro. Io sì, dipende dal tipo di lavoro. Se lavoro
Se penso che un lavoro venga meglio perché se faccio con le linee lo faccio con le linee, se penso che venga meglio farlo con le masse lo faccio con le masse. Devo dire che preferisco disegnare così, con i volumi, ecco, no? Non con le masse, con i volumi. Però alle volte magari mi piace scappare un po' da questa, insomma, da questo metodo e allora disegno la linea. Io sono uno di quelli che è nato disegnando con la linea, insomma, io ho dei disegni effettivamente che partono con la linea, sono partiti in linea, poi dopo ho colorato, diciamo, dopo. Beh, devo dire che alcuni degli ultimi disegni che avevi fatto, in cui raggiunto ormai un certo livello con il painting, appunto con le masse, così, sommandoci la conoscenza che avevi delle linee, avevi tirato fuori, secondo me, dei lavori veramente molto, molto, molto interessanti. Per cui Sì, però non alla mi fine, dispiacerebbe vedere. sì, però alla fine devi vedere anche quello che ti mette il piatto da mangiare davanti. Certo, Per quanto, ovviamente, sì, per quanto mi certo. piace la linea, ci vuole un sacco di tempo, cioè ti porta via troppo tempo. Quindi dipende un po' dal. Vero. Vista comunque il fatto che sai parlare appunto più lingue, chiaramente questo ti ha permesso di interfacciarti magari con diversi artisti internazionali in un modo magari più, non posso dire, più tranquillo, anche meno reverenziale da un certo punto di vista rispetto magari a chi. Sai, quando ci si presenta, ah ciao, io sono un tuo grandissimo fan, no, vorrei soltanto farti vedere dei miei lavori e sapere che cosa ne pensi. Magari tu hai avuto possibilità nel corso degli anni di avere un Guarda, rapporto un pochino diverso. moltissimi autori, vabbè, non mi prendete sulla retta che poi dopo li contattate subito. Moltissimi artisti che noi possiamo degli idoli anche per me, in realtà sono incredibilmente umani, insomma, sono aperti a dirti tutti i loro segreti, a spiegarti le cose, più di quello che uno possa pensare. Il problema qual è secondo me? È che in Italia ci sono degli artisti che si è creata questa fama del, cioè, se la tirano troppo. E guarda che nel resto del mondo, non è così, cioè, ognuno ha fatto le stesse cose, cioè, sono tutti ritrovati nella stessa barca. Per assurdo, un artista, un disegnatore, cioè, capisce già, sa che problemi stai, cioè, sa già, c'è passato pure lui e anche lui ha avuto l'aiuto di qualcuno. Quindi contattate, mandate un'email a chi volete. C'è modo e modo, questo sì. Non dovete mandare, oh, questo è il mio portafoglio, mettimi like, dimmi com'è non è. Cioè, no, le cose vanno fatte per benino, nel senso che uno magari spiega un attimo la situazione, spiega qual è il problema e fa chiaro esattamente che cosa sta cercando.
Perché se no la persona che legge dice, boh, io non so che cosa fai, che cosa vuoi, cosa... No, è una cosa che uno deve... Poi vuol dire che dà anche un certo senso di serietà rispetto a quello che fai. Se tu scrivi dicendo io ho problemi con la prospettiva, ho fatto questo, ho fatto quell'altro, cioè spiegare bene i passaggi che uno ha fatto, perché poi la persona, il professionista magari è in grado di aiutarti dicendo, ah guarda, secondo me, vedendo quello che mi hai detto, il problema può essere qua o può essere là. E a un altro artista queste cose se le vede, insomma, fa anche piacere aiutare, non è che... Però non è tutto, ho fatto sto disegno qui, mi dici cosa che non va, no, non va bene, così, così, non è, cioè non è che uno ha il tempo di stare dietro lì a pensare ai disegni delle altre, cioè. Quindi cioè, c'è modo e modo. Io, alle volte è capitato anche a me, che mi arrivasse qualche cosa, tipo, oh, ho fatto sto disegno, cioè, cosa posso fare per migliorarlo? Diventa più bravo, che ti devo dire? Cioè, non è... Cosa posso fare per migliorarlo? Purtroppo non è una soluzione. Invece poi ci sono quelli che magari ti mandano, senti, guarda, sto facendo questo disegno, il tema è questo, ho fatto così perché io penso che bla bla, cioè è già diverso. Cioè. Allora posso dire, no, guarda, secondo me, l'approccio è giusto, oppure posso dire, no, guarda, secondo me l'approccio è questo. Un approccio sbagliato, queste cose, non lo so, insomma, ci sono delle situazioni in cui viene più facile per uno come me, per esempio, poter aiutare. Io non so, ditemi voi quanto devo disegnare. Poi direi che appena Paolo boh, penso che possiamo Meraviglioso. Sì. andare in chiusura. Se non ci quindi Perché io continuo, oh, non è un mamma mia. problema per me. Che è successo? Mi siete persi. Non ho guarda, è indicibile comunque. Vabbè, abbiamo perso Christian, quindi sappiamo tutti come andrà a finire adesso. Ah. La connessione. Ci sei? Sei tornato? Ho sentito una voce. Sento le voci, ragazzi. Sento la Ci gente sono. Io vociare. Eh? ci sono. Ah, meno Mi male. sentite? Mi sentite chiaramente? Tutto chiaro. Ok, quindi io mi siete persi quello che stavo dicendo? Ah, c'è il cielo! Perché stavi parlando? Ma come? Io ho detto, ho parlato, ho discusso del segreto della vita e voi vi siete persi tutto. No, Qual è il quindi 43? Che cazzo, qual è il segreto? 42. 42. Aia, per un numero, vedi? No, dicevo che appunto, visto che comunque stiamo andando in chiusura, se avete delle ultime domande, fatele, perché appunto appena Paolo finisce, oh Madonna mia, Oh, vabbè, non è che c'è scusate, la fine, eh? Cioè... ma. La fine è solo l'inizio. No, se aspettate che finisco io, cioè... voglio dire, cioè, andate a chiudere i conti in banca perché finisco... Cioè, avete perso tutti i soldi. No, vediamo un po' sì, che domande, che altre domande ci sono. Vai, facciamo un'ultima domanda. Se c'è un'ultima domanda la facciamo, se no, signori, vi salutiamo. Dai, avete sentito? Per cui vi do 10 minuti. Fra 10 minuti vi Tutti a mandiamo tutti a Napoli. quel paese.
Esatto, cala il sipario. Però vabbè, insomma, direi che sono state 2 ore e mezza più la mezz'oretta di ieri. Siamo saliti a 3 ore, quindi mi rendo conto che anche, forse anche per chi ascolta, insomma, sono tanti. Per me personalmente passano sempre velocissime, non me ne accorgo neanche. Qui, boh, ho una visione anche diversa. Anche se poi tutti quanti mi dicono no, no, cioè, sono passate abbastanza veloci. Vabbè. Beh, oh, la media comunque è stata tra i 20 e i 15 spettatori, per cui direi che, E insomma, vai, cosa ho comunque, vinto? hai vinto un Antonio d'Oro. Hai vinto la... Lo zecchino d'oro, ma di Antonio. Aspetta, Esatto. stanotte. Lo zecchino d'oro, Donio. Esatto. È meraviglioso. Parla la notte. Esatto, lo zecchino d'Andorio, che ti verrà recapitato a casa in Esatto, gettoni d'oro. cioè vale a dire mi dovrai ospitare per un determinato periodo di tempo. Ah, ecco perché mi avete fatto questa intervista. Eh sì, a proposito. Proposito di Schmidt, beh, In uno che unisce senso? l'utile al divertevole, no? Sai. Esatto. No, beh, tra l'altro appunto io spero che ci si riesca a beccare a Luca. Tu quest'anno ci sei, Paolo? Guarda, un salto lo faccio sicuramente, ma non faccio come l'anno scorso che ho preso il Il biglietto per biglietto tutto per il 4 tempo. giorni e poi ci si è Se, andato mezza sì. volta. Se, Sì, ora non lo infatti non ti faccio. conviene. Ma poi magari ne parliamo in privato. Dici per dirmi che mi devi dire? Vediamo un po'. Vabbè, qui iniziano a partire domande serie molto 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 importanti. Tipo, ti piace la pizza? Godzilla o Billionaire? Per cui Saluti alla direi domanda. che Ok. La pizza, la? la pizza, se ti piace la pizza, e Sì, poi beh, oh. L'ho chi mangiata oggi, l'ho scegli? mangiata. L'ho Vedi? cucinata mia Vedi, moglie, sì. salutiamo Yuko. Ciao, se Taffelli chiede, insomma, ti ha letto nel pensiero. Invece Raigami chiede, chi scegli fra Godzilla? Cioè, non riesco a capire in realtà la domanda. Godzilla o il billionaire? Non riesco a capire la domanda, davvero. Cos'è il billionaire? Non lo... Quindi sceglierai Godzilla, diciamo. Io lo conosco, non conosco l'altro. Esatto. Dici... È giusto. Andiamo sul sicuro. No, mi È come dispiace non dire, zuppo rispondere, o ma... pan bagnato? Decisamente pan Esatto. bagnato. O pan zuppo. Arriva la spiegazione o no? Adesso esigiamo la spiegazione. Cristian. Niente. Dice raga, dai. Dai. Cosa non capisco? No, allora ragazzi, per le domande al quale non si riescono a dare la risposta, prego mettete link a Ah, risposta corretta. preferisci essere Godzilla o un miliardario? Ah, ok. Oh, mamma mia, siamo proprio vecchi. Ah, è una reference di Level Up? Ah, perché l'hanno chiesto anche Ah. le
Ma noi non facciamo le stesse domande di level up. Sì, loro sono bravi, noi no. Che ti devo dire? Devi chiedere agli artisti bravi. Noi siamo... Noi a stenti possiamo essere un Topo Gigio e un... reddito medio-basso, ecco. Sì, noi... Ecco. E fra i due preferirei essere Topo Gigio, se devo scegliere. Bravo. Per quelli che magari non conoscono Topo Gigio, Antonio vi farà un'ottima imitazione volante di Topo Gigio. Ma porca miseria! Che cacchio! Ok. No. Ora basta, ragazzi, mi sono distrutto. Vabbè. Niente, io qui non vedo altre... diciamo, altre domande. No, non mi sembra. Ah, una domanda che fanno alla fine di ogni sessione. Ah, ok. No, invece adesso ci penseremo anche a come aprire e chiudere la trasmissione, però... No, noi non abbiamo bisogno, noi non siamo level up, dai. Esatto. Però sono bravi, certo. No? Sennò poi dopo sembra quasi che siamo bravi anche noi, no? Cioè, meglio Godzilla oggi o una focaccina domani? Com'era la domanda? Preferiresti essere Godzilla o un miliardario? Beh... Mio Dio, insomma. È come dire, no, io questo lo finisco così. E l'hai finito bene. Passa un po'. Oh. Dici niente. Questo lavoro salvalo e dedicacelo magari. Dedicacelo con amore a Kai, a Concept Art Italia, e così abbiamo un ricordo di questa sessione. Okay, un ricordo okay. Tangibile. Con dedica. Poi lo dedichiamo anche, dai, dopo lo faccio. Va bene, allora, intanto mentre Paolo dà gli ultimi tocchi, io voglio ringraziare tutti quanti, insomma, abbiate pazienza, purtroppo ci sono un sacco di problemi tecnici, anche non dipendenti dalla nostra volontà, però diciamo tutto il progetto di Kai lo stiamo portando avanti per le prossime settimane, anzi per i prossimi mesi sono già previsti tutta una serie di artisti e di attività un pochino più, anche più interessanti, magari anche per quanto riguarda gli studi. E, come ho detto, anche insomma i giovani artisti e poi cos'altro, insomma, al più presto, mea culpa, devo ammettere, metterò il regolamento appunto, in cui vengono specificate tutta una serie di cose per non creare confusione e insomma non costringermi neanche a scrivere 10.000 messaggi a tutti quanti, insomma, per spiegare tutto quanto, solo che non riesco mai a trovare il tempo. Quindi vi chiedo scusa in anticipo se per caso magari qualche vostro post così dite ok, non è, come mai non è arrivato? Sappiate che è colpa di Antonio. Esatto. O di Sergio. Sappiate che sono io che vi banno. Esatto. Ma vi spiegheremo perché. Non è cattivo. Esatto. Ah, ecco, Taffelli, accidenti a te Taffelli, quando vengo su a Torino ti picchio. L'ultima domanda, al volo, consigli per la prospettiva, ci sono esercizi che ti senti di consigliare? Ah, guarda, io... io non posso... io faccio la foto, insomma, io prendo le foto e mi sono tracciato non so quante centinaia e migliaia di linee. Quando faccio un disegno, prendo le foto per studiarle e quando devo disegnarle ho fatto una marea di linee, tutte in prospettiva, le ho tirate tutte. Ho sempre cercato un po' la scorciatoia per cercare di trovare i sistemi per fare in modo che facevo una linea sola e si ripetesse. Ci sono dei comandi su Facebook che possono aiutare, no, su Facebook, su Photoshop, che possa aiutare però adesso invece uso molto SketchUp. SketchUp mi aiuta moltissimo, specialmente quando
il cliente, insomma, la prospettiva è molto importante. Uno SketchUp mi ci metto lì, faccio il blocco, quello che serve, un pochino a grandi linee, la città o quello che è, e poi lo uso come base, abbasso la trasparenza, cioè lo salvo come un'immagine, abbasso la trasparenza e ci disegno, lo tengo lì sotto e ci disegno sopra, in modo che così più o meno le linee principali ce l'ho, e poi se tutto quello che manca, vabbè, me lo tiro fuori, me lo estrapolo, però SketchUp è utilissimo da quel punto di vista. Altrimenti non saprei, perché io appunto non avendo studiato queste cose non so come, se c'è qualche libro adatto, però voglio dire, un libro vale l'altro, cioè prendi uno qualsiasi, le regole sono quelle. Poi se chiede a me il nome del tipo di prospettiva, il nome di quello, non saprei assolutamente dirtelo. Che prospettiva ha questa Buchner, quella che mi sono imparato 2 anni fa, non so che prospettiva. Poi faremo una trasmissione tecnica super, super, super mega tecnica con Sergio Cosman. Lui è un super tecnico, quindi sa tutti i termini di qualunque cosa. Sì, lui è quello che legge Tutte ogni giorno. le Lui posizioni. Anche legge. esperto di storia e geografia, Lui si alza la ragazzi. mattina, si legge 2 cose di Wikipedia e per tutto il giorno ti parlerà di quelle 2 cose, come se l'ha sempre saputo. Non è vero. Non è vero, dai. Non è Vabbè, Paolo, tu sei spacciato. Puoi parlare vero. ancora, divertiti. Però sai che ci sono quelli così, eh? Sì, purtroppo Sì, sì. ci sono. Cambia discorso. Dai, poi? Basta così, raga. Sì, pare di sì. Niente, facciamo gli ultimi saluti. Nell'ordine, Sergio Antonio, salutate, dite voi. Ciao belli! Ciao. Senti, Paolo, Paolo, ma se hai qualche ultimo consiglio, una parola... se avete qualche dubbio o qualcosa, insomma, volete chiedermelo, basta che vi spiegate bene, potete chiedermelo. Su Direttamente. Facebook mi trovate, insomma, rispondo. Sì, è vero, cioè, no, non è vero che sono cattivo queste cose qua. Però effettivamente ci sono delle volte in cui uno ti manda delle richieste che purtroppo non è che per cattiveria, ma uno non può assolutamente rispondere perché si trova di fronte a delle situazioni che non può assolutamente rispondere, che non abbiamo le basi per poter rispondere. Quindi se qualunque cosa, se avete problemi, se avete qualche disegno e volete qualche feedback, ve lo do volentieri. Spiegatemi esattamente il disegno a che scopo è, a cosa serve, a cosa non serve, tutto qua, se è un portfolio, se è una cosa, non c'è nessun problema, insomma. Allora, quindi mi raccomando, se dovete, ma questo vale in generale per tutti gli artisti che nel caso contattate, insomma, chiarezza in quello che chiedete. Insomma. Se l'artista non vi risponde, non state ad arrabbiarvi, perché ho visto gente che ha risposto male all'artista dicendolo: Oh, guarda, ti ho mandato un messaggio ieri, ancora non mi hai risposto, bastardo. Cioè, non mi sembra proprio il caso, cioè, morta lì. Ok, e niente, va bene. Io ringrazio tantissimo Paolo perché so benissimo quanto insomma, sei impegnato. È mia moglie che adesso ti detesta, perché Aiaiaiaia. la cena è già pronta e io sono qui che... Cazzi vuoi. Scusa, va bene. Benvenuti a Megatron, ragazzi. Alla prossima. Alla prossima, un saluto a tutti. Grazie a tutti quanti. Ciao. Ciao. Ciao, 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 ragazzi. Ciao, ciao. Ciao, ciao.